Allora, un altro video su Liliana perché c'è un'accelerazione negli eventi per cui anch'io voglio seguirla. Nell'ultimo video non ho messo i commenti, in questo video ci sono i commenti degli ultimi due video e sono davvero tanti e molto interessanti. Anzi, vi anticipo già che nella sezione commenti all'inizio ci sarà sulla base di alcune cose che mi avete detto voi un approfondimento del boschetto di Aix Jardinetti e dell'AxopP. Per capire bene dov'è questa rete interna, se il corpo era all'interno o all'esterno di questa rete interna, se c'erano aperture diverse oltre a quella principale per entrarci, avremo una mappa, perché c'è qualcosa che mi avete detto che a me proprio non quadra, cioè non è che non vi credo, ma viene fuori una situazione molto strana secondo me. Questa è una sezione commenti. Adesso parliamo invece di cose diverse emerse negli ultimi tempi. Incominciamo allora con la prima. Qui si parla di una trasmissione ore 14, ma ho saputo che c'era stata una precedente situazione simile e forse anche una successiva. Cioè, in pratica è successo che a ore 14, nella puntata che ho visto io, la dottoressa Bruzzone ha alzato un po' la voce con Gabriella, mettiamola così, c'è stata un po' di tensione nell'aria. E la Bruzzone voleva parlare, chiedere a Gabriella di quell'incontro al posto delle fragole, che è un bar in pratica, e che è abbastanza vicino al boschetto, io lo chiamo boschetto per far prima. Ex giardiniere, Oxo Pipì, bla 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 bla, dove è stato trovato il corpo di Liliana. Gabriella in pratica non sembrava molto interessata, cioè molto, non riusciva a capire insomma perché fosse così importante il luogo di quell'incontro. La Bruzzone invece calcava sulla domanda perché proprio lì, perché proprio lì. Alla fine non si è capito molto, devo dire, perché tutte e due parlavano insieme, eccetera, e dopo un po' è stata chiusa quella conversazione. Comunque ha colpito un po'. Anche perché in passato c'era un certo feeling tra la dottoressa Bruzzone e Gabriella. Io mi ricordo, tra le altre, una che credo che fosse una live all'inizio, comunque poi l'ho vista in differita, dove c'erano vari ospiti sul canale della Bruzzone, tra cui anche Gabriella. Era molto gentile con Gabriella. Fra l'altro fu la volta che mi è rimasta impressa anche per quello, che Gabriella diceva di aver visto le immagini della telecamera di Damiano Chiesa, o almeno qualche fotogramma, e ha detto che non era lei, che non sembrava Liliana quella. Comunque tutto andava d'amore d'accordo. Adesso invece ci si è messo un po' di tensione, ma che cos'è che voleva sottolineare la dottoressa Bruzzone con la domanda perché proprio lì, nel posto delle fragole? L'impressione, ma non sono neanche sicuro perché è un po' abortita quella discussione, in effetti non ha avuto un prosieguo chiaro, il fatto che il posto delle fragole sia abbastanza vicino al boschetto. Ora, andiamo per ordine. Prima di tutto vediamo quanto era vicino o lontano. Qua, beh, questa è una mappa generica da cui non si capisce bene. Vi faccio vedere quest'altra 3D in cui si vedono i cerchietti rossi. Il cerchietto rosso in alto a sinistra è quello dove, secondo me, è grosso modo il posto dove si è trovato il corpo. Quello in basso a destra è dove c'è questo bar, quantomeno secondo la mappa di Google. Quindi è abbastanza vicino, in effetti. Come mai era così sorpresa quasi, o sospettosa la Bruzzone su questo? Devo dirvi la verità, non lo so. Non lo so perché è una questione molto soggettiva, ma io non vedo nulla di strano, sospetto, coincidenza, il fatto che mentre ne parlino Salvatore, Gabriella e Claudio, no, ricordiamo per chi non sapesse la vicenda, che mentre ne parlino siano vicini o lontani da quel posto, cosa cambia? L'unica cosa rilevante, che è già stata sottolineata, è che hanno avuto l'intuizione giusta. Hanno pensato, sarebbe interessante cercarli, e lì c'era il corpo. Questo è rilevante. Ma poi il fatto che mentre ne parlino siano vicini o lontani, cosa dovrebbe cambiare? Questo non mi è del tutto chiaro. Però ho cercato di fare delle ipotesi, sono stato anche un po' aiutato, devo dirvi la verità, da una mia collaboratrice, che fra le altre cose era andata nel posto esatto dove è stato trovato il corpo di Liliana e poi ha fatto la passeggiatina fino al posto delle fragole. E lei mi ha detto che era piuttosto vicino, in effetti, e lì è nata un'idea. Cioè il dubbio qual è? Si è lì tutti e tre a questo bar e si pensa potrebbe essere un posto dove cercare il corpo. A livello psicologico, secondo me, sarebbe stato probabile che qualcuno di questi tre dicesse: sentite, ma dopo sto caffettino, perché non attraversiamo la strada e andiamo a guardare il luogo di cui stiamo parlando?
viene spontaneo, poi non è che si pretende di trovarlo subito loro così, che magari sono anche vestiti bene, non è che si può buttarsi in mezzo ai rovi. Ma diciamo, stai parlando di un'ipotesi basata su un luogo, ce l'hai un minuto di strada a piedi, vai lì e c'hai il luogo davanti agli occhi mentre ne parli. È una cosa tutta emotiva, più che razionale. Secondo me questo è l'unico motivo per cui è interessante che mentre ne parlano sono vicini. Viene da dire, andate lì a sto punto a guardare. Che poi, fra l'altro, non lo so neanche, magari l'hanno anche fatto, questo non è emerso, ma può anche darsi che dopo la conversazione siano passati di lì, questo non lo so. Comunque, a parte questo dettaglio, non vedo un grande stupore o coincidenza il fatto che mentre ne parlano sono lì vicini. Non capisco perché dovrebbe essere così rilevante. Comunque, da notare che l'Abruzzone poi ha detto anche che voleva fare altre domande importanti a Gabriella e una volta l'invitata non è venuta, una cosa del genere. Per cui vedremo gli sviluppi, insomma, probabilmente la dottoressa Bruzzone farà altre domande a Gabriella, così capiremo meglio anche che cosa sta pensando, sospettando, non si sa bene, con queste domande relative al luogo del trovamento e al posto delle fragole. Vedremo che cosa accadrà. Allora, prima di tutto devo ricordarmi di ringraziare Alessio, che mi ha scritto un'email molto dettagliata in cui ha scoperto una cosa interessante vedendo le nuove immagini delle telecamere. Per nuove intendo dire quelle in cui si vede Gabriella, no? Che prima non le avevamo mai viste per quasi 2 anni. Che cosa ha notato Alessio? Che nell'inquadratura, adesso vi faccio vedere proprio il filmato, ce l'ho anch'io davanti perché a memoria se no non combino niente. Qui è una parte in cui si vede che c'è, vediamolo insieme, c'è Liliana, qui che oltrepassa la zona dei cassonetti e arriva vicino per buttare via i sacchi. No? Che cosa nota Alessio però? Che a un certo punto arriva nell'inquadratura, che poi viene prolungata questa inquadratura in televisione, ecco perché viene prolungata, perché si aspetta che arrivi anche Gabriella, che di lì a poco arriva anche Gabriella. Ma prima dell'arrivo di Gabriella Alessio ha notato che questo uomo, si suppone, sullo scooter sembra identico per casco e scooter a quello che si era visto in via Damiano Chiesa guardare Liliana. Io quando ho letto l'email ancora non ero sicuro, ma sono andato a vedermi e insomma a questo punto devo dire che sono d'accordo con Alessio. Comunque giudicate anche voi, questa è la foto inquadrata ingrandita dello scooter in via Damiano Chiesa, che si vede appunto il casco con le righe che sembrano nere, poi magari sono rosso e verde patriottico, però sembrano molto scure qua, il giubbotto nero, pantaloni grigi, le scarpe, boh, credo che siano mocassini, non lo so, grigio chiaro, questo tipo di portacasco, portabagagli, grigio e nero, e persino questo adesivo giallo, vedete qua, giallo quasi fluorescente, giallo verde, non si sa. Se noi andiamo a rivedere l'immagine, vediamo che è proprio lo stesso. Lascia stare che la luminosità è leggermente diversa. Ci sono le due strisce scure, il casco bianco, il giubbotto nero, il portabagagli di quel tipo e persino quella specie di adesivo, non ho ben capito cos'è, ma comunque giallo-verde. È lui, non può essere un caso. Tenete conto che è un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto per la presunta sosia di Liliana, che è lei in Piazzale Gioberti, che facendo il calcolo di probabilità bisogna considerare anche i limiti che ci si pongono. In quel caso, poi magari ne riparliamo dopo nei commenti, se ne parlerà parecchio, la coincidenza che ci siano due persone vestite allo stesso modo nell'arco di 100 metri, nell'arco di pochi minuti, è quello che rende più improbabile. Stesso discorso si può fare per lo scooter. Magari in tutta Trieste ci sarà un altro con il casco così, ok, ma siamo a poche centinaia di metri e a pochi minuti di distanza. La cosa interessante, adesso qua torniamo a vedere il filmato completo, è che anche in questo caso guarda verso Liliana. Sarà tutti i casi che volete, ma se osservate le righe del casco, che sono ovviamente a metà del casco, giusto? Questo vuol dire che quando lui guarda davanti, queste righe dovrebbero essere, passatemi questa espressione, parallele alla colonna vertebrale, insomma, no? E quindi appena sale in mezzo le due strisce, immaginando, no? Dire, guardare davanti, le strisce sono perfettamente allineate. Qua non so quanto si nota, ma adesso ve lo faccio rivedere un paio di volte. Lui, appena proprio vedete il bollino rosso dove c'è Liliana, si avvicina di più a Liliana, guarda verso Liliana, osservate, faccio anche dei rallenti e degli ingrandimenti.
Qua c'è un attimo di fermo immagine, qua è ancora più ingrandito per vedere i dettagli, e qua vedete? Piega la testa, si vede, ecco, e poi la rimette dritta. Ecco, vi rifaccio vedere questa parte in cui si capisce che prima guardava direttamente verso Liliana. Ecco, vedete, sta guardando, adesso la rimette dritta, come dire, anche perché lui non va nella strada di via Sancino dove va Liliana, va in via Damiano Chiesa, ed è questo, se vogliamo, la cosa anomala. Che tu, parlando di viabilità, diciamo, di come ci si comporta quando si ha la guida di un veicolo, se tu vai per ora dritto, ma già pensi di svoltare a sinistra, è normale che incominci a guardare a sinistra, no? Ma lui non va a sinistra, lui va dritto. E allora perché continua a guardare esattamente dove c'è Liliana che sta buttando i sacchi? È un'altra coincidenza? Rivediamolo un attimo. Guarda e poi ripiega la testa come dire, ok, è lei. Ovviamente tutto questo, e va in via Damiano Chiesa, perché la strada che sta imboccando è via Damiano Chiesa, dove era venuta Liliana e dove da lui stesso, questo scooterista, era arrivato pochissimo tempo prima. Ora, ci sono varie valutazioni che si possono fare. Una che si può fare è di dire, non c'entra niente, perché difatti non segue Liliana, non va in via San Cilino. Tra l'altro in quel momento lui non può ancora vedere che Liliana va in San Cilino, perché lei è ancora lì ai Cassonetti. Ma anche ammettendo che intuisse che stava per andare in via San Cilino, cosa non sicura, comunque se ne frega, se ne torna a casa, non si sa, comunque via Damiano Chiesa abbiamo visto che è un tunnel, cioè la chiamo tunnel, dai, una specie di strada che conduce solo in quel quartiere, non ci sono molti altri sbocchi. Qualcuno potrebbe dire se ne frega, perché invece di andare dove andrà lei, via San Cilino, dove c'è la piscina e la fruttivendola, se ne torna dove era venuto, via Damiano Chiesa. Però c'è un altro aspetto da considerare, che è quello che avevo anticipato prima ancora di conoscere questa cosa scoperta da Alessio, e cioè che quando con uno scooter tu vuoi seguire i spostamenti di una persona a piedi, non puoi stargli dietro andando a 2 km/h e non farti vedere, è impossibile. Cosa si fa allora? Si fa quello che sta facendo quest'uomo sullo scooter. La si passa avanti, si aspetta, si guarda che strada prende, poi ti allontani per non farti vedere, ritorni da quelle parti. Visto che sei molto più veloce con lo scooter, puoi diverse volte girarli tutto intorno per vedere intanto dove sta andando. È solo un sospetto, ovviamente, potrebbe darsi che questo qui avesse una incombenza in via della Guardiella, credo che sia. È partito da via Damiano Chiesa, per puro caso ha incrociato Liliana, per puro caso l'ha guardata, poi ha fatto la sua incombenza, poi gira lo scooter per tornare, diciamo, a casa, rincrocia Liliana, la riguarda di nuovo e magari non c'entra niente. Però lasciatemi dire che, come anche Alessio mi ha fatto notare, sembra proprio qualcuno con lo scooter cerca di gironzolare intorno a Liliana, a volte anche andando nella direzione sbagliata, ma ecco il mio dubbio qual è. Noi poi queste immagini le vediamo solo finché arriva Gabriella, che non è ancora arrivata. E poi non ce le fanno vedere perché pensano che ce ne frega. Che ce ne frega, in realtà ci interessano, innanzitutto perché dobbiamo vedere un'altra vestita come Liliana che imbocca via San Cilino, e quello ne parliamo dopo nei commenti, ma anche perché sarebbe interessante vedere se questo qua con lo scooter risbuca fuori di nuovo da via Damiano Chiesa, perché se lo facesse vuol proprio dire che sta girando intorno, avanti e indietro Liliana, e continua a guardarla sempre quando la incontra, per vedere dove va, gli spostamenti che fa. È solo un sospetto. Comunque ringrazio nuovamente Alessio per avere questo spirito di osservazione, anche per aver preso il tempo di farmi tutta la spiegazione dei minuti, video, dove potevo prendere l'immagine, eccetera, perché è una cosa interessante. Cioè, no, questo scooter è un po' più interessante anche di prima, se vogliamo, perché adesso sono 2 le volte che incrocia Liliana e che la guarda con grande interesse. Vedremo se magari in altre immagini lo si scopre di nuovo, magari in Piazzale Gioberti, quello parcheggiato, chissà. Comunque un grazie ad Alessio. Allora, parliamo dell'autopsia. Se ne è parlato in televisione, se la si sta per fare, se non è già stata fatta, forse è stata fatta e ancora non sono stati divulgati tutti gli esiti. Alcuni hanno grandi aspettative, altri un po' meno. 2 anni sono passati. È stato anche specificato, è stata messa in una, così, in una bara così di legno comune, quindi non protetta, diciamo. Per cui le varie modifiche che avvengono, la materia organica, la degenerazione, sono anche più rapide. Per cui dei tessuti molli,
che vabbè, pelle, muscoli, eccetera, non si capisce, soprattutto la pelle poteva essere interessante, non credo che ci sarà niente da analizzare. Rimangono le ossa. Si è parlato un po' della frattura al naso, con tutto un discorso sul fatto che si parlava di probabile antica frattura, e antica, beh, non so se è il termine antica, comunque, capito, già saldata e tutto. Il dubbio è magari dall'autopsia viene fuori che invece era recente. Io non lo so, vedremo cosa uscirà. Posso dire che ne ho parlato con Elena, che è molto esperta su questo argomento, oltre ad essere dottoressa, ma è proprio specializzata, lavora alla TAC nel suo ospedale da anni e anni, quindi passa il tempo a riconoscere qualunque cosa di questo tipo. Lei aveva potuto vedere i risultati, le TAC e l'autopsia precedente, appunto quella del dottor Costantines e del dottor Cavalli, e lei mi ha detto riguardo a questo argomento, boh, io non credo che uscirà niente riguardo a questa frattura al naso, perché mi ha detto che secondo lei le TAC, radiografie, quello che è e il modo in cui venivano descritte erano corretti, non ha trovato nessuna anomalia. Per cui lei è un po' scettica, io non sono esperto, per cui anch'io diciamo mi allineo dicendo che probabilmente non verrà fuori nulla di clamoroso. Poi vedremo se troveranno qualche microfrattura che era sfuggita, che poteva essere recente, che sarebbe interessante perché voi capite che anche una frattura piccola, magari al cranio, anche se comunque le hanno fatte le TAC al cranio, potrebbe essere il segno comunque di un colpo di una certa rilevanza per arrivare a incrinare proprio la teca cranica, eccetera. Vedremo. Allora, parliamo anche di questo, perché quello di cui si parla in TV un po' oggettivo lo considero meritevole di approfondimento, il mistero del braccialetto. Ricordiamo, per quelli che si sono lasciati sfuggire questa perla, diciamo così, che cosa era successo? Era successo che una trasmissione della Rai, se non ricordo male, non so se era Ore 14 o Storie Italiane, mi sembrava Ore 14, c'era un'inviata, appunto, una giornalista della Rai che era nel boschetto. Luogo, come sappiamo, preferito per i collegamenti. E mentre era lì che aspettava, guarda per terra e vede delle cose. Vede un bracciale mezzo rotto e un blister di farmaci, vuoti si suppone. E poi ne parla. Ora io vorrei precisare, non metto in dubbio la buona fede, che era la cosa giusta da fare per scrupolo da parte della giornalista. Però per me il grande mistero, il braccialetto, il grande mistero è: perché dare importanza a una cosa del genere? Questo accade, non so se era giugno o addirittura luglio, 6-7 mesi dopo il ritrovamento del corpo, in un posto che è sostanzialmente una discarica. A me risulta che il SERTA, che attira tossicodipendenti, sia vicino proprio a quella zona, col sospetto che ogni tanto vadano lì a farsi pere varie, magari a prendere farmaci che hanno rubacchiato chissà dove, per sballarsi un po'. E questo mi spiega il blister. Riguardo alla catenella, tutte le spiegazioni del mondo, una che mi viene in mente è qualcuno ruba una borsetta, la porta lì per stare un po' nascosto mentre fruga dentro. Potrebbe essere una catenella di una borsa, secondo me, di donna. Ma comunque sia, ritenere che sarebbe affidabile, utilizzabile, una cosa trovata mesi e mesi dopo in un posto aperto a tutti. Guarda, io sono convinto che se io chiedessi a Paola, foto di Paola e della sua cagnolina Lilly, cagnolona, se le chiedessi di andare in quel boschetto a cercare reperti, ne troverebbe una decina senza problemi. E i reperti cosa sono? Era stato trovato anche un guanto, non neanche vicinissimo, parlato, perché altro questo bracciale non era proprio nel luogo del trovamento, ma a 20-30 metri, per cui capite. È stato trovato anche un guanto, era del colpevole? O è anche no, di qualcun altro che l'ha perso chissà quanto tempo prima. Si trovano bottigliette, è una discarica, dai, un posto, un stato di abbandono. Si può trovare di tutto, se cerchi bene magari anche qualche chiave, ma non so se sarà quella di Liliana. Non glielo chiedo neanche di fare questo esperimento perché non vorrei che trovasse una siringa infetta e a sto punto non le chiedo di fare cose pericolose, ma non mi sembra minimamente rilevante trovare qualcosa dopo così tanto tempo e anche lontano dal vero luogo del ritrovamento. Quindi un po' stupito dell'attenzione che è stata dedicata. Eppure, eppur si muove. Anche se in apparenza per me non aveva nessun rilievo questa catenella e questi farmaci trovati in un posto così dopo tutti quei mesi, alla fine, soprattutto la catenella, è diventata un po' importante. E questo lo spieghiamo nel prossimo capitolo.
Allora, questa storia se ne è parlato ed è interessante, anche se devo dire la verità, io credo che molti non l'abbiano capita, perché è un po' sfuggente. In pratica succede che Sergio, mentre va, perché è chiamato a riconoscere reperti, e uno di questi era proprio il bracciale, quindi vedete che alla fine conta questo bracciale. Fa la sua opera così di lasciare la sua dichiarazione, che probabilmente sarà boh, quasi tutti hanno detto boh, perché valla a sapere sia identico, insomma, non è che lo si vede così bene un bracciale. Comunque, lui dice le sue cose, firma la sua deposizione e poi, prima di andarsene, cosa succede? Che fuori da atti, da discussioni ufficiali o formalizzate, questa persona, che io non so chi sia, e solo per semplificare chiamerò il poliziotto, poi magari non era proprio un poliziotto, ma un addetto civile che era lì, non lo so, lo chiamo il poliziotto tanto per dargli un nome in codice. Questo poliziotto che cosa fa? Incomincia a parlare a Sergio, dicendogli in pratica che è proprio un suicidio quello di Liliana, che si archivierà tutto, che non verrà fuori niente autopsia, un discorso di questo tipo. Qual è poi l'esito di questa discussione? Che Sergio un po' si arrabbia quasi. Si arrabbia e addirittura poi manderà una lettera aperta al questore. Io credo, è una mia ipotesi, si possono fare ipotesi, che si sia anche un po' consultato col suo avvocato, no? Gentile Nicodemo. E comunque, insomma, decide alla fine di mandare questa lettera aperta, ed essendo aperta viene anche pubblicata sui giornali e mostrata in TV. Che cosa succede? Che in pratica è rimasto colpito sfavorevolmente da questo approccio di questo, chiamiamolo poliziotto. Ovviamente molti potrebbero dire, e beh, che problema c'è? Qualcuno che lavora lì, che è anche normale, che anche loro abbiano le loro opinioni, ha detto a Sergio la propria opinione. Perché protestare quasi? In effetti, se fosse stato che questo poliziotto avesse solo pacatamente fatto sapere la sua opinione mentre accompagna Sergio fuori dall'ufficio, non ti illudere Sergio, o signor Resinovic, non verrà fuori niente di particolare, stiamo per archiviare tutto. Credo che archiveremo tutto. Vabbè, è un'opinione. Il dubbio è che sia stato un po' insistente questo poliziotto e abbia cercato, più che di far sapere la propria opinione, di modificare l'opinione di Sergio. Sappiamo che Sergio e il suo staff, fornito, diciamo, basato fra l'altro sull'associazione Penelope, avvocati, periti, molto qualificato e determinato, è appunto quello più determinato a portare avanti le indagini e a rifiutare archiviazioni facili, mettiamola così. Per cui cercare di convincerlo, quasi suggestionarlo che è inutile andare avanti a fare indagini, potrebbe essere quasi un modo per cercare di alterare le indagini, del tipo, se Sergio si facesse convincere, e manco per la capa proprio, potrebbe accettare così, ritirare tutti i suoi periti avvocati e lasciare che si archivi. È un dubbio. Comunque sia, Sergio era lì, io no. E ha avuto una brutta impressione, al punto tale che si è arrabbiato e ha accennato al fatto che dice: ma io porterò avanti questa cosa a costo di andare al Presidente della Repubblica, dal Papa, e vabbè, si dice dal Papa adesso. Essendo così arrabbiato, succede che questo poliziotto, quasi spaventato dalla reazione, dice una frase che Sergio ci sottolinea, e fa bene a sottolinearla, perché è un po' strana. Perché dice questo qua? Beh, sì, cioè, stai calmo, io sono l'ultima ruota del carro. Perché sottolinea di essere l'ultima ruota del carro? Beh, innanzitutto sappiamo che non è il procuratore capo o la PM Maddalena Chiesa, che va bene questo, ma perché lui sottolinea questo? Quasi a schernirsi, quasi come dire: non prendetela con me. Se ne è parlato anche in televisione di questa cosa, no? E anche lì qualcuno, non tutti, ma qualcuno ha detto sì, in effetti è strano. E difatti nella lettera che Sergio manda al questore, in pratica si sottolinea come ho fiducia nella giustizia, eccetera, e vorrei che avesse qualche motivo per averla, del tipo che le indagini fossero motivate, che ci fosse volontà di portarle avanti, perché ha avuto quasi un'impressione diversa. Ora, vi dico la verità, questa è una spiegazione che posso dare io, perché nemmeno io, non avendo assistito a tutto, capisco in dettaglio quali sono le sfumature. Ma questo elemento, che sembra banale, può essere interessante. Tenete conto che sono stati chiamati tutti le persone, vabbè, parenti come Sergio e forse amici, così, a riconoscere questi reperti, tra cui il famoso bracciale. Tanto che a me viene un dubbio. Non sarà che anche a Sebastiano hanno fatto lo stesso discorso? Lo chiamano per riconoscere il bracciale, lui dirà boh, come sempre, perché non si riesce a riconoscere ovviamente un bracciale così. E dopo gli fanno il discorsetto? Non è emersa questa cosa, però vi parlo di una conseguenza. Negli stessi giorni successivi a questa iterazione di Sergio con questo presunto poliziotto,
Sebastiano cosa fa? Convoca i giornalisti e dice: ho cambiato idea di nuovo. Di nuovo, adesso penso che Liliana abbia fatto tutto da sola. E andrò in tutte le trasmissioni a dirlo. Ci ha detto anche questo, farò il tour delle trasmissioni. Fantastico. Ma il mio dubbio è una coincidenza o qualcuno ha parlato anche a lui? Con il risultato però di trovare una persona molto più malleabile, suggestionabile di Sergio, che non lo smonti neanche col cacciavite, perché è molto determinato Sergio. È solo un dubbio. Viene poi da chiedersi se questo discorso è stato fatto anche a Silvio, eccetera. Non lo so, vedremo se ci sarà un approfondimento di questo aspetto. Per ora comunque Sergio ha parlato di questo tentativo di convincerla. Sebastiano ha mostrato di aver cambiato la propria opinione ancora su questo stesso argomento. Diciamo che è un argomento interessante, vedremo, ci sarà qualche sviluppo, se magari il questore risponde alla lettera, non lo so, vedremo. È un po' interessante, anche se a molti sarà sembrata un'inezia, per me non è un'inezia, ha fatto bene Sergio a sottolinearlo, secondo me. Allora, il video delle novità sono quelle emerse nell'ultima settimana, perché l'ho fatto una settimana fa, l'ultimo video su Liliana, non sono molte, sono quelle che vi ho detto, almeno quelle che mi hanno colpito di più. Adesso c'è la sezione dei commenti che è molto grossa, tantissimi commenti, e all'inizio, come vi avevo anticipato prima, faremo una full immersion sul boschetto giardinetto della ex OPP, dov'è questa rete interna, dove è stato trovato il corpo veramente, dove non era realmente il posto giusto, come potrebbe essere stato portato dentro il corpo, entrando da quale parte, facendo quale percorso, perché è emerso dai vostri commenti che mi avete fatto notare cose che mi hanno sorpreso molto. Questo lo dico prima ancora di iniziare i commenti, perché so che alcuni, scelta libera, giustificatissima, snobbano la parte commenti, come dire qua incominciano cose inutili. In realtà si parla del caso, solo la parte inutile è quella delle carinerie, che lì è in fondo e potete saltarla. Tra poco quindi approfondiamo un po' queste faccende emerse nei commenti dei due video precedenti. Allora, adesso ci sono i commenti. Come vi dicevo, però, prima dei commenti che si vedono, bla bla bla, che ci saranno e sono anche tanti, voglio parlarvi di alcune cose che sono uscite fuori in senso generale. È una che mi ha colpito molto e riguarda il boschetto, la rete interna, e alcuni hanno detto: guarda che il corpo non era nella parte interna del boschetto vicino alla rete della scarpata, ma bensì oltre. A me è sembrato molto strano, per il motivo che tra poco vi spiego. Comunque ho chiesto anche a Elena e mi ha confermato che c'è questa notizia. A proposito, ringrazio Elena che mi ha aiutato anche per tutte le altre cose di questo video, quasi mi dimenticavo. Adesso vorrei approfondire un po' questa faccenda. E allora ho fatto una mappa delle mie, che vi faccio vedere. Questa mappa è tutta concentrata sul boschetto. E vediamo la leggenda. In pratica cominciamo con le strisce, diciamo, cioè colorate, che sono le reti. Quella gialla è la meno significativa, è quella che separa il boschetto da via Edoardo Weiss, che è la strada principale che potete vedere, eccetera, che costeggia tutta questa zona. Quella azzurra, che io non sono riuscito ad andare dritto, ma comunque è parallela alla stradina delle casette o villette. Quella rossa io immagino che sia in questa posizione, chiaramente essendoci gli alberi a coprire non è che proprio posso vederla, ma secondo me è più o meno in questa posizione e ha lo scopo, questa rete interna, di impedire che la gente caschi giù per la scarpata, perché in pratica a sinistra di questa rete c'è una scarpata, nel senso che va giù 40-45 gradi, non lo so con esattezza, ma piuttosto inclinato, potrebbe essere anche pericoloso. Vediamo anche i simboli. Una è l'entrata principale, che è quasi davanti al museo dell'Antartide. Ufficialmente questo dovrebbe essere l'unico modo per entrare, ma poi ci sono dei dubbi. Il 2 invece, che è sulla rete vicina alle casette, è un'apertura che sicuramente è stata fatta il 5 gennaio dagli inquirenti che vanno lì e poi trovano il corpo e lo portano fuori. Però c'è un piccolo dubbio che ho avuto assieme a Maddalena, che magari ci fosse già un piccolo taglio in quella rete, per cui si poteva magari anche entrare. Gli inquirenti l'hanno solo allargato per rendere più comodo il passaggio. Poi incominciamo con gli altri bollini che riguardano il posto dove è stato ritrovato il corpo. Il numero 3
è quello, diciamo, falso. Ci hanno fatto credere per mesi, per più di un anno, che si trovasse, qui vi faccio vedere una foto, in questa zona abbastanza tranquilla, tutto sommato, pianeggiante, con non molta vegetazione, con questi alberi intorno. In realtà poi si è scoperto che non era vero, era stato portato in quel posto solo, diciamo, temporaneamente, prima di mettere la sacca salma, per analizzare meglio il corpo, ma in realtà il corpo era vicinissimo alla rete interna, quella rossa. Qui si tratta di stabilire se era in posizione 4 o in posizione 5, guardando la mappa, perché 4 vorrebbe dire interna al boschetto. 5 significherebbe fuori dal boschetto, nel senso oltre la rete interna, quindi già nel territorio di scarpata, mettiamola così. Ora, vi dico perché mi è sembrato stranissimo. Io partivo dal presupposto che il corpo fosse interno al boschetto, quindi in posizione 4. Perché mi sembrava strano che fosse in posizione 5, come alcuni di voi mi hanno detto e anche Elena mi conferma. Perché questo vorrebbe dire che quando gli inquirenti, il dottor Costantini, eccetera, vanno nel boschetto, io credo che non vadano per la scarpata, vadano all'interno del boschetto e sicuramente sono entrati dal punto 1. Si vedevano proprio le foto delle auto della polizia, quella che è. Parcheggiati lì, sono entrati dalla parte ufficiale. Poi si spingono e diciamo pure che arrivano al punto 4, però sarebbe interno al boschetto. A quel punto non è così strano spostarla dal punto 4 al punto 3, per stare più comodi. Invece viene fuori che era nel punto 5, cioè oltre la rete. Questo vuol dire che hanno dovuto tagliare quella rete interna, perché sennò non sarebbe stato comodo farla scavalcare la rete in quelle situazioni. Sembra comunque che veramente abbiano tagliato la rete in quel punto, cosa che io non sapevo. Ora, diciamo di considerare vero questa conclusione. In realtà Liliana si trovava nel punto 5, quindi già nel territorio di scarpata, chiamiamola così, considerando che a sinistra della rete in rosso c'è la scarpata, alla destra c'è i giardinetti ex OPP ufficiali dove si può anche camminare, insomma. A questo punto però viene il dubbio che voglio capire che percorso hanno fatto i colpevoli per portare il corpo in quel punto. Perché vi spiego, tutto questo discorso sulla rete interna, su queste cose qua, inizia da un fatto abbastanza banale. Avevo sentito quell'intervista di Salvatore sul canale Tu ed Io e lui a un certo punto dice una cosa che a me sembra molto ragionevole, e cioè che i colpevoli potrebbero aver messo la macchina in questa stradina, che in questa mappa è quella, diciamo, parallela alla rete azzurra, diciamo, cioè davanti alle casette, perché dice, e io l'avevo intuito questo, spenti i fanali non ti vede più nessuno. E da notare che quelle casette non sono abitate, quindi non c'è nessuno che può spiare quando è sera o notte. Però poi dice qualcosa Salvatore che a me sembra strano. Come semplice ipotesi dice non sarebbe difficile buttare il corpo oltre la rete se si è magari in due. Come peso e altezza posso crederci, ma io pensavo, se butti il corpo oltre la rete azzurra, questo corpo si troverebbe in una posizione sbagliata. E mi sembrava anche strano fare a tappe, prima butti il corpo, poi scavalchi tu, prendi il corpo e poi lo butti di nuovo oltre quella rete. Se è veramente oltre la rete, cioè nella posizione 5, quella interna, intendo, come si farebbe a usare il sistema di buttare oltre la rete e ottenere questo risultato? Vorrebbe dire che le persone, che è questo che ha ipotizzato Salvatore, sono entrate in modo. In che modo sono entrate nel boschetto? Perché in pratica erano all'interno del giardinetto e da lì hanno buttato oltre la rete rossa, che a quel punto magari il progetto era proprio quello di far rotolare giù per la scarpata Liliana, che però non rotola e si ferma quasi subito. Sto cercando di capire l'ipotesi di Salvatore. Ma come ci entrano nel boschetto questi colpevoli? Dalla posizione 1, ma a questo punto non c'entra più la zona delle casette. Dalla posizione 2 si può da lì, da quella stradina davanti alle casette o villette, entrare? Perché a questo punto non si parla di scavalcare la rete e buttare il corpo dall'altra, ma di entrare tenendo il corpo. Il mio dubbio è, e questo lo chiedo a quelli che sono di Trieste, perché è una delle cose che non ho ancora capito di questa zona, nel punto di intersezione tra la rete azzurra e quella rossa, cioè quella della stradina delle case gialle, delle casette, e quella interna,
Facendo quell'angolo, si riesce a entrare dentro i giardinetti? Oppure no? Oppure l'ipotesi è che i colpevoli abbiano perimetrato senza mai entrare praticamente nei giardinetti, abbiano quindi messo la macchina nella stradina azzurra, mettiamola così, poi abbiano portato il corpo girando intorno, restando quindi sempre nella zona scarpata, che però può essere un po' pericolosa, insomma, voglio dire, un po' difficile al buio tenendo un corpo. Però a quel punto non ci sarebbe più la fase di buttarlo oltre la rete, perché sarebbe già esterna alla rete in posizione 5. Non so se capite il concetto, mi sembra misteriosa questa cosa. Comunque quello che vorrei chiedere a chi di Trieste è se nell'angolo azzurro-rosso si riesce a entrare nel boschetto, quindi praticamente tu, se metti la macchina in questa stradina delle casette, riesci poi a entrare senza quindi passare per la strada 1, il punto 1 che è in via Edoardo Weiss, tutta un'altra storia, e riusciresti ad entrarci con un corpo, in due, perché scavalcare col corpo e tutto mi sembra un po' macchinoso. Questa per me è una cosa interessante e un po' misteriosa. Questo vuol dire anche che quando sono arrivati i poliziotti Constantindes, loro hanno visto attraverso la rete che fuori, oltre la rete, loro erano dentro i giardinetti, fuori c'era il corpo di Eliana, che è possibile. Anche se devo dire che nel mio ricordo di come veniva descritto si diceva vicino a una rete ma senza toccarla. Però mi sembra strano che non abbiano scritto oltre la rete che abbiamo trovato, ma magari non era importante stabilirlo. Comunque beh, abbiamo fatto questo approfondimento e aspetto anche chi è di Trieste che mi sappia dire se si riesce a entrare mettendo la macchina in via, nella stradina azzurra, si riesce poi a entrare perché magari nell'angolo azzurro-rosso c'è un passaggio e si riesce a camminare nella zona della scarpata. O è così inclinata che non sarebbe realistico farlo poi di notte con un corpo. Perché sto cercando di capire in effetti la dinamica di come può essere accaduto. L'ipotesi di buttarlo oltre la rete mi sembrava molto strana, ma chissà, conoscendo bene questo posto, io non lo conosco così bene, magari sarebbe anche possibile. Terminiamo qui l'approfondimento che deriva appunto dal fatto che mi avete ricordato quello che era emerso, me l'ha detto anche Elena, dopo, perché all'inizio non è neanche pensato di chiederglielo francamente, che in realtà il corpo sarebbe stato in posizione 5. Questa prima fase, più che mostrarvi i commenti, vi parlo di cose emerse in senso generale, senza mostrare i commenti specifici. Adesso veniamo ai commenti. Veniamo a degli spunti che sono emersi. Per esempio, una cosa che è venuta fuori riguardo, e ci sono anche alcuni commenti espliciti su questo, è che quel ragazzino siciliano non stava facendo numeri proprio a caso, cifre a caso come un matto, ma bensì aveva visto una trasmissione TV che credo fossero proprio Le Iene, in cui si parlavano dei numeri VIP. Questi numeri in particolare che sono facilmente memorizzabili perché hanno poche cifre diverse che si ripetono ovviamente. E quindi c'è la possibilità che questo ragazzo, dopo aver visto questa trasmissione, eccetera, abbia pensato vediamo un po' se riesco a fare un numero VIP a caso, magari sperava di parlare con Francesco Totti, che ne sai, e invece gli è capitato Sebastiano. Diciamo che questo dettaglio è utile perché rende un po' meno strana la vicenda. Strano centrare a caso il numero di Sebastiano che ha un numero VIP, ma strano anche l'idea che a uno venga in mente di fare numeri a caso. Invece lui ha pensato, questo ragazzo, vabbè, se ci sono numeri così facili da indovinare come questi VIP con pochi numeri che si ripetono, faccio un po' di tentativi e magari mi risponde un VIP, una persona molto famosa. Per cui sicuramente questo è interessante. Un'altra cosa che mi è stata ricordata nei commenti è un episodio di cui avevo parlato diffusamente, ma molto tempo fa. Cioè, in pratica, una delle prime interviste a Claudio, mentre era in macchina, e a un certo punto gli viene chiesto, ma signor Steppin, Liliana le aveva parlato di problemi che aveva col marito? E Claudio rispose, no, questo no. Che è una risposta molto interessante, anche perché non è proprio un mi pare di no, sembrava molto convinto di questo, non c'era questo argomento. E c'è chi mi fa notare che è un po' strano che adesso invece dica che lui sapeva per certo che già da 5 anni la storia era finita. Ma c'è un'altra cosa che mi fa pensare, cioè se Liliana non si sfogava con Claudio mai
dei problemi che poteva avere con Sebastiano, come succede, diciamo, a tutte le persone che stanno insieme a 30 anni, secondo me. Di cosa parlavano? Perché telefonate e messaggi ce ne sono tantissimi. Ma dal modo in categorico in cui l'ha detto Claudio, si diceva, si direbbe che quell'argomento proprio non c'era. Ed è strano, lasciatemelo dire. Sappiamo che ci sono due ipotesi con due fazioni. Una secondo la quale c'era una grande storia d'amore tra Liliana e Claudio, e l'altra in cui si conoscevano come vecchi amici, ma nulla di più. In entrambi i casi è strano non confidare mai problemi o cose della propria vita familiare. Nel caso di un amante, io lo so questo, non vorrei entrare troppo nei dettagli, ma lo so per certo, una donna che tradisce il marito sente il bisogno di giustificarsi per non apparire troppo, capito, licenziosa. E la prima persona con cui si giustifica è il suo amante. In pratica dice al suo amante: non dovrei tradire mio marito, ma sai che cosa mi combina lui? Non mi ha mai detto ti amo, mi tratta male, questo e quello. Ha lui stesso un amante. Lo fanno sempre proprio. Quindi è strano che se Liliana fosse stata l'amante di Claudio non ha mai accennato a quanto sia spiacevole vivere con Sebastiano, quanto sia insensibile, egoista e chissà quante altre belle cose. Molto strano. Ma la cosa interessante è che anche se fossero semplicemente vecchi amici, è comunque strano, perché Claudio è perfetto come ruolo in quello del vecchio amico di lunga data, ideale per sfogarsi. Perché dico ideale per sfogarsi? Perché non conosce veramente il marito, cioè Sebastiano. Adesso si sono un po' conosciuti dopo e si scopre che 3 anni fa Sebastiano ha fatto una foto. Non conta niente questo. Conoscersi è un'altra cosa, frequentarsi abitualmente, farsi tante telefonate. Claudio non conosceva assolutamente Sebastiano e viceversa, cioè la stessa cosa. Il risultato per Sebastiano, il risultato è che per una donna sposata come Liliana, avere un amico che è esterno agli amici del marito è fantastico per sfogarsi. Magari anche di piccole cose, del tipo non si comporta così, non mi piace questa cosa. Si può farlo tranquillamente perché si sa che quello con cui ti sfoghi, che sarebbe Claudio, non c'è verso che neanche per caso lo dica a Sebastiano, perché non si frequentano. In questo caso è un classico usare questo vecchio amico esterno alle amicizie del marito per sfogarsi un po' del marito. Ma a Claudio ci ha detto in modo perentorio che non succedeva questo. E allora mi chiedo di cosa parlavano tutto quel tempo. Perché sono tantissime le telefonate, i messaggi, eccetera. Magari ci ritorniamo come semplice ipotesi. Comunque c'è questo fatto, appunto, che Claudio affermava in modo perentorio che Liliana non si è mai sfogata con lui di problemi avuti col marito, che è una cosa da ricordare. Altra cosa interessante che è venuta fuori, che avevo già sentita, ma è sempre interessante parlarne, cioè l'ipotesi, c'è anche qualche altro commento al riguardo poi, che quella in Piazza dei Giubbetti non sia Liliana, ma quella che imbocca la strada, che subito dopo sbocca in Piazza dei Giubbetti, invece fosse Liliana, perché ha i sacchetti a garanzia di autenticità, è molto strana. Qualcuno però mi fa notare che a volte si fanno delle commedie, per esempio come nel caso di Isabella 90, la messa in scena fatta da Emanuela Cacco, cioè in pratica passa davanti alla telecamera facendo credere di essere un'altra persona. Ora, questa ipotesi a me sembra di per sé, può darsi che se c'è il modo di avere il tempo di pensarlo, ma qui manca il tempo, cioè Liliana entra in via San Cilino, è ancora lì praticamente, e già c'è qualcuno pronto a sostituirla vestita esattamente come lei, cioè chiunque l'avesse incontrata per strada, quanto tempo ha avuto per vedere come era vestita e trovare vestiti uguali, borsa uguale, ci ha capito, è una cosa anche tecnica. Per cui anche se nel caso di Emanuela Cacco e Isabella 90 si è provata a fare quella pagliacciata che comunque è stata scoperta, qui non c'erano i tempi per organizzarla. Per cui comunque ci sono altri commenti, poi non mi sembra proprio possibile che sia diversa da la vera Liliana, quella in Piazzale Gioberti. Adesso, terminati gli spunti che io chiamo generali, vediamo i commenti specifici in modo più tradizionale. Allora, incominciamo con i commenti espliciti. Questo è di Elisabeth. Ciao Paolo, grazie per questo nuovo video. Sarebbe facile capire quali numeri Liliana vi ha bloccato. Gli inquirenti l'avranno già fatto, si spera. Ecco, avevo dimenticato di dirlo,
che avevo fatto l'ipotesi in qualche video fa che sarebbe interessante vedere se qualcuno infastidiva l'IA al telefono. Vi avevo anche detto però che non è così ovvio che balzi agli occhi, sia perché se aveva bloccato il numero non si vedranno molte chiamate, e anche prima di averlo bloccato non è detto che fossero tantissime. Riguardo ai numeri bloccati, è ovvio che se trova il numero bloccato dovrebbe attirare l'attenzione degli inquirenti. Tuttavia c'è quella faccenda delle chiavi. Per me, vedete, le chiavi scomparse principali di Liliana che non sono mai state più trovate. Per me, quello che per molti è fantasioso, che il colpevole sia andato a casa di Liliana, non è fantasioso. Tenete conto che pensare che sia uno sconosciuto totale è inverosimile. Per le dinamiche successe dopo, a volte purtroppo succede anche che una donna venga uccisa da un balordo tossico fuori di testa che incontra a caso. Ma qui no, il corpo viene nascosto, portato avanti, indietro, tutte queste cose. È qualcuno che si preoccupa, qualcuno che la conosceva bene. Quindi aveva comunicazioni telefoniche con Liliana, quindi potrebbe venire fuori questo. Ora, visto che non si usano molto le telefonate, si usano di più la messaggistica istantanea, tipo WhatsApp, quella si può cancellare, non rimane nei tabulati. Quello che intendo dire è che il colpevole, quando si ritrova ad aver ucciso Liliana e scopre che non c'è il telefono di Liliana nella sua borsa, viene preso dal panico, perché sa che se sono in indagine viene trovato questo telefono, ci saranno contatti con lui, sì, contatti con lui, magari persino quel giorno, e lui sarebbe spacciato. Quindi deve cercare di fare quella cosa che può sembrare un po' azzardata, ma sapendo che abita solo con Sebastiano, basta vedere che non ci sia in quel momento. Si va lì con le chiavi che di fatto sono state usate e si mette le mani sul telefono di Liliana. Prima cosa che si fa, si cancellano i messaggi su tutti e due i telefoni e se è stato bloccato il suo numero, toglie quel blocco per cui non risulta più presente. Questa è la mia ipotesi. Ecco perché io parlavo di analisi così proprio della storia telefonica. Telefonate rispondono Liliana nell'ultimo mese, perché quella è una cosa che non può eliminare. Se sono vere telefonate audio, perché rimangono i tabulati? Ecco che quindi i numeri bloccati, sì, io non credo che lui abbia lasciato il suo numero bloccato sul telefono di Liliana, perché penso che abbia avuto la possibilità di mettere le mani sul telefono grazie alle chiavi di Liliana. Un saluto a te, Elizabeth. Allora, ciao Paolo, ancora non mi spiego perché è stata scartata l'opzione di omicidio su commissione. Ricordiamoci che Sebastiano lavora in nero e di contanti poteva averli e come, quindi già sappiamo chi sarebbe il mandante. Ma guarda, Sara, in realtà non è che è stata esclusa da tutti, alcuni ancora ci pensano, ci credono. Forse è stata esclusa dagli inquirenti? Questo non lo posso sapere. Posso dirti perché io mi sento quasi di escluderla, per un motivo che non riguarda l'analisi di Sebastiano, quanto è onesto o se ha o meno questi contatti, così, perché alla fine è vero che teoricamente per trovare purtroppo qualcuno che ammazza una persona con tutti i balordi, persone immagine, società borderline che ci sono, gli dai qualche migliaio di euro e probabilmente tutti riusciremo a trovare una specie di killer. Quello che per me non è realistico, e l'ho già detto varie volte, ma lo ripeto perché per molti è poco significativo, per me è molto significativo. Analizzando questo caso risulta non premeditato, cioè non c'è qualcuno che quel giorno ha detto oggi devo uccidere Liliana Resinovic, perché viene assalita di giorno ed è assurdo farlo di giorno davanti alla gente, anche fosse solo di rapirla e poi ucciderla con calma dopo, ma comunque anche rapire una persona in pieno giorno è una cosa grossa, assurdo che il modo in cui la uccida sia quello, un ceffetto sul naso, ma quale killer? Per quanto scalcinato, si trova di fronte alla persona che deve uccidere e la colpisce così lievemente da non causargli neanche la più piccola frattura. Magari non è una pistola, ma uno straccio di coltello se lo possono procurare tutti. Vedendo come è stata colpita Liliana, cose minime non fatte per uccidere, e il fatto che sia caduto in pieno giorno mi fa escludere una premeditazione per ucciderla. Poi non posso escludere che avesse un appuntamento Liliana, ma quella persona non voleva ucciderla, voleva discuterci, magari litigarci un po'. Ecco perché quindi l'idea di qualcuno pagato per andare lì a uccidere Liliana non mi convince per nulla, non agirebbe di giorno e l'avrebbe uccisa davvero con colpi di
diciamo, letali, cosa che non è accaduta. Questa comunque è la mia opinione. Più interessante della mia è vedere cosa ne pensano gli inquirenti. Si direbbe che non abbiano dedicato molto spazio a questa possibilità e probabilmente avranno le loro ragioni. Poi vediamo un po'. Man Ayas. Ciao Paolo, anche la padrona di Belen, la cagnolina, ha un po' ridimensionato il racconto. Pare sia andata anche via da Trieste, se non ho capito male. Tante strane ritrattazioni, sì. Eh sì, ho sentito anch'io questa storia. Si chiamava Nadia, la signora del cane. E se n'è andata via a Trieste. Magari un caso, o magari quella bruttaria di cui parlavo c'è. E insomma, molti che hanno detto qualunque cosa riguardo a questo caso si sono un po' pentiti magari. Un saluto a te, Mam Ice. Allora, Paola Testa. Ciao Paolo, volevo chiederti se anche tu hai sentito parlare di una cantina adiacente all'appartamento di Sebastiano e Lilli. L'ho sentito, ma non mi ricordo in che podcast. Mi chiedevo se gli inquirenti ne sono a corrente e se l'hanno perquisito. Grazie per i tuoi video, sempre molto interessanti. Ti assicuro che il cuoricino è rosso. Grazie Paola, io lo vedo comunque nero, ma abbiamo capito che è un problema del mio browser, del mio programma di navigazione. Cosa volevo dirti riguardo a questo? Beh, le cantinette, cioè le cantine, cantinole, non so come vengono chiamate, mi hai fatto ricordare, Paola, che nella mia grande mappa, che qua vi faccio rivedere, in cui ho cercato di mettere tutti i luoghi di cui si è parlato in questo caso per vedere dove sono, non ho messo le cantinole e le soffittole, vabbè, insomma, perché non so proprio dove sono, ma saranno usciti questi indirizzi precisi? Magari no. Diciamo che se sono pubblici, aggiornerò la mappa, vedremo se ce n'è una vicino a casa di Liliana. Comunque credo che avranno fatto le perquisizioni, perché tra i 25 punti del giudice dai notti mi risulta che uno era anche di verificare, perché Claudio non ha parlato subito di questi luoghi, e probabilmente anche di visitarli, vedere come sono. Per cui se anche ce ne fosse una vicino a casa di Liliana, penso proprio che l'avranno ispezionata. Un saluto a te Paola. Allora, qui abbiamo... Vabbè, il nick non è facilmente comprensibile, IW. Allora, ciao Paolo, grazie per questo video. Per quanto riguarda il tema di Sebastiano, chiuso per 3 ore, dalle 9 alle 12, è stato anche verificato se nei suoi giorni di lavoro laboratorio nelle settimane precedenti lui lo tenesse spento, e invece no, era sempre attivo. La giornalista Chiara Ingrosso, la quale non nasconde il suo tifare per Sebastiano, ha provato a difenderlo dicendo che anche lei, quando era stata in laboratorio, non aveva molta rete. Fatto sta che il telefono di Sebastiano non presentava alcun traffico di dati quella mattina e quindi è stato evidentemente impostato in modo aereo oppure spento. Qui vedi, anche tu me lo dici in fondo, quanto campo c'è o rete, perché se è troppo poca per stabilire certe connessioni sembrerebbe analizzandolo come spento. Tu mi dici che le altre settimane invece c'era traffico dati, e questo sarebbe in effetti molto significativo. Io a questo proposito ricordo che a livello tecnico, in certi tipi di tabulati che bisogna vedere se hanno ottenuto gli inquirenti, si può vedere anche una sorta di segnale di BAI, non si chiama proprio BAI, che in pratica quando un telefono viene spento entra in modalità aereo, cioè si stacca dalla rete, prima di farlo avvisa il software che gestisce la rete, in modo da velocizzare le operazioni. Questo vuol dire che a livello teorico si potrebbe scoprire con certezza se è stato proprio spento o chiusa la connessione oppure non aveva campo. Lo possiamo scoprire in modo empirico, non per quello di Sebastiano, ma in generale anche noi, quando noi facciamo una telefonata a qualcuno e questa persona diciamo che non risponde. Se ci sono molti squilli e dopo ci dicono, ricordo deviazioni specifiche, eccetera, vuol dire che non era stato spento, ma non aveva campo. La rete, GSM, il software, quando noi chiamiamo quel numero, lo va a cercare e ci mette un po', ma poi non riesce a trovarlo. Se invece un telefono si stacca dalla rete, manda un segnale che serve proprio alla rete per sapere che quando qualcuno chiama quel numero può dire subito non è raggiungibile. E difatti la differenza è che quando si chiama un numero, un telefono, che non ha campo, ci fanno sentire un sacco di squilli. Quando invece ci telefoniamo un telefono spento, un solo squillo e subito ci dicono che non è raggiungibile, perché la rete ha l'informazione che si è tolto dalla rete, insomma. Io mi ricordo questo da un altro caso, da quello di Bossetti. Sarebbe interessante vedere questi log, se ci sono, appunto, anche in questo caso sono stati raccolti, per vedere se è stato proprio spento. Comunque, in effetti, potrebbe essere che l'abbia proprio spento o messo in modalità aereo.
E sarebbe interessante capire perché l'ha fatto solo quella settimana, se come dici veramente in nessun'altra, cioè quante ne hanno controllate prima? Perché anche quello è il dubbio, a volte magari lo si fa, altre volte no. Un saluto a te, Evi. Allora, qui abbiamo Silvia Accordi. Ciao Paolo, ti seguo quando posso, perciò non ho un quadro completo riguardo il tuo pensiero sul caso di Lilly. C'è una cosa sulla quale non sono d'accordo con te, il fatto delle chiavi. Io penso che Lilly sia davvero uscita con le chiavi di riserva e una borsa presa al volo mezza vuota. L'ha fatto perché probabilmente le chiavi principali erano state portate via subito prima, insieme alla borsa con documenti e portafoglio. Poi è stato un violento litigio, a seguito del quale l'ha lasciato di proposito a casa i cellulari. Ecco perché l'esigenza di correre alla Wind prima di andare da Claudio. Allora Silvia, sì, questa è un'ipotesi che più o meno avevamo già fatto molto tempo fa, nelle mille ipotesi del perché della borsa vuota. Ti posso dire gli elementi che a me non quadrano. Primo, andare alla Wind per comprarsi un telefono al volo? Lei telefona a Claudio col suo telefono dopo che Sebastiano è uscito. Ora è vero che uno dice, ma magari dopo rientra di colpo. Ok, questo lo scopriremo quando vedremo le posizioni. Secondo i tempi di quando è uscito e di dove è andato, doveva essere già in viaggio per Opicina, a nord della città, fuori città. Il fatto che lei avesse il telefono a disposizione e lo lascia a casa, che tu dici deliberatamente, perché? Che senso ha per poi dopo andarsi a prendere un altro telefono subito? Per me non è molto realistico questo. Riguardo al fatto che lei ha preso la prima borsa che capita, tieni conto che prenderla deliberatamente vuota non ha senso, non ti serve una borsa vuota. Prenderla per sbaglio perché è uscita di corsa, ok. Quando lei butta via i sacchetti nella zona ad angolo, tra appunto dove ci sono i cassonetti, insomma, si vede chiaramente che lei guarda nella borsa, una rapida occhiata nella borsa e non dà segni di perplessità o stupore. Cioè, capite, è vero che viene vista dalle spalle e non vediamo la sua faccia, ma se una persona crede di aver preso una borsa giusta, guarda e la trova vuota, almeno fermarsi un attimo, e lo vedremmo che si ferma un attimo, come dire, oddio, che faccio? Torno a casa a prendere quella giusta, no? Non si nota questa incertezza. Lei guarda nella borsa e va avanti come dire, tutto bene cosa? Aver preso la borsa sbagliata, una borsa vuota? In realtà no, non mi sembra per nulla realistico questo qua. Oltretutto al fatto ci sono gli orari, quello lo sapremo solo quando, semmai succederà, verranno date le posizioni, ma se come tutto fa pensare Sebastiano si era andato parecchio prima, era già lontano quando Liliana telefona, non può portare via documenti, non può portare via i telefoni che difatti lei aveva e non c'è motivo di lasciarli a casa, né per comprarne altri perché a questo punto usa quello che c'ha. E nemmeno per fare cose sui telefoni, perché a questo punto il telefono lo porti al negozio Wind, quella è una cosa molto strana, andare al negozio Wind senza un telefono. Per cui non sono molto convinto di questa possibilità. Per me lei non ha preso affatto le chiavi secondarie. Tieni conto che le chiavi normali sono nella normale borsa. Questo vuol dire che lei non può sbagliarsi a prendere la borsa sbagliata e non accorgersi della borsa sbagliata, perché prende la borsa e magari è sconvolta e non si rende conto, ma nel momento in cui esce e vuole chiudere, si accorge di non avere le chiavi nella borsa e si accorge anche che la borsa è vuota e che quindi non porterebbe più quella borsa. Capisci? Per me non ha senso uscire con una borsa vuota, quello è il discorso. Un saluto a te, Silvia. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo Marlon, perché avevo il dubbio di Mario, ma è Marlon, credo. Ciao Paolo, per quanto riguarda il telefono spento di Sebastiano, a tal proposito, questo è un po' a fare da bilanciere all'altro discorso di prima. A tal proposito, i giornalisti del quarto grado, Chiara Ingrosso, assieme al cameraman, hanno fatto una prova nello studio di Sebastiano ed anche la giornalista, assieme all'operatore, i telefoni non avevano campo. Se poi ci mettiamo le prove fatte dai consulenti, avvocato Nicodemo Gentile, difensore di Sergio, che assiste Sergio, che riferiscono che ci sia stata un'attività elettrica, anche se minima, ma costante di consumo di energia elettrica in quel range di tempo, e se si parte dall'affermazione che è tutta da verificare, andare alla Wind, perché in effetti è strano andare alla Wind senza il telefono, è assurdo andare a comprarsi un telefono quando lei ce l'aveva in mano e funzionava, poteva usare quello se voleva un telefono. Che adesso si potrebbe fare un romanzo, sì, questo parla di Claudio, ognuno si può fare un'opinione, non ti pare? Sì, in pratica. Questo fatto del fatto che non c'era campo o che è stato spento rimane un po' un dubbio, ovviamente, rimarrà sempre. Per me sarà molto importante vedere le posizioni di Sebastiano, perché se lui risulta
ancora il suo telefono visibile dalla rete, poco prima di entrare in laboratorio. Rimane invisibile, poi ritorna visibile appena uscito dal laboratorio. Sarebbe un po' una conferma che è stato il problema proprio che non c'era campo in quel laboratorio dei coltelli. Se invece smettessi di avere campo in una posizione completamente diversa, magari per strade così di Trieste, lì sarebbe molto più strano perché non si capisce che giustificazione potrebbe avere non avere nessun campo a metà della città, così o spegnere il telefono in quel momento. Purtroppo questo rimarrà sempre un dubbio e temo che mi aspettare che arrivino i dati più completi. Un saluto a te, Marlon. Allora, Ilaria Granata. Ciao Paolo, YouTube preferito, grazie Ilaria. Una cosa che mi sono sempre chiesta è perché si pensi che quell'ombra visibile in Piazzale Gioberti possa essere Liliana. Non è che un'ombra, avranno fatto le verifiche per avere almeno un'idea dell'altezza di quella persona? Io le avevo chieste, cioè avevo detto che sarebbe stato facile, soprattutto devo dire quando passa in via Damiano Chiesa che passa il cielo una colonna. In Piazzale Gioberti è così lontana che sarebbe un po' complicato anche quello. Da cosa si deduce che fosse proprio lei? Si deduce solo dai vestiti uguali. Per essere precisi, la tua ricostruzione, quella secondo la quale si pensa di Liliana molto prima, a me sembra molto più logica ed aderente alla realtà. Qui non so quale ricostruzione ti riferisci, perché a quella di un video precedente io dicevo che insomma a Piazza Giobetti se era lei che entra in via San Cilino, è lei anche che esce da via San Cilino e appena esce da via San Cilino sei in Piazzale Gioberti sulle strisce. Se parli di ricostruzioni molto antiche in cui avevo dei dubbi che fosse mai uscita di casa, avevo quel dubbio, perché c'è stata una strana cosa riguardo alle telecamere. Non hanno mai mostrato quelle immagini per un sacco di tempo. C'erano voci contrastanti se ci fossero o non ci fossero. La stessa Gabriella ha detto che non era lei. Cosa strana, non il fatto di Gabriella, perché di per sé non è che si riconosce il viso bene. Il punto è un altro. Dopo aver visto e fatto vedere anche a voi quel video su tutti i luoghi, che quando si esce da casa di Liliana non c'è verso, tutte le sante volte passa davanti alle telecamere della scuola di polizia, perché è l'unica direzione che può fare, a meno di non uscirsene a piedi per andarsene via da Trieste, mi sembra strano che sia stato così difficile riconoscere e trovarla, perché si sa che farà telefonata alle 8:22 a Claudio, che esce pochi minuti dopo, si controlla dalle 8:30 per mezz'ora. Le telecamere davanti a casa sua, in pratica, che dubbi ci sono stati? Perché sembra che sia stata una cosa un po' lunga scoprirla. Comunque, alla fine mi sono rassegnato anch'io perché l'ora è compatibile, i vestiti sono identici, compresa la borsa e gli accessori. Vorrebbe dire non solo che c'è una sosia vestita come lei, ma che abita anche lei in via Damiano Chiesa, perché sennò come ci arriva lì se abita in un qualunque altro punto della città? E inoltre anche le figure inquadrate prima potrebbe essere un'altra persona, in realtà potrebbe anche non essere mai uscita di casa, e questo è il dubbio che avevo una volta, ad aver incontrato il suo aggressore proprio a casa, il che spiegherebbe aver lasciato tutto a casa. Quello in effetti era il motivo principale per cui pensavo a quell'ipotesi, stranissimo uscire con la borsa vuota, più probabile che non sia mai uscita a sto punto. A posto degli inquirenti avrei fatto delle prove con una controfigura alla stessa altezza, e quello si poteva fare almeno davanti al pilone quadrato, ci si metteva 10 minuti, ma non credo che sia mai stato fatto. Con lo stesso abbigliamento con il quale si è trovato, per verificare come vengono riportati i colori, ah ecco anche quello, dalle telecamere. Ricordi chi l'avrebbe visitata quella mattina? Io penso non siano dati incontrovertibili. Un bacione, a presto, un bacione anche a te Ilaria. Qui stiamo parlando della fruttivendola, io ho parlato molto di quello, dubitando non della sua buona fede, quello non l'ho mai dubitato, ma del fatto che aveva anche la mascherina la persona che ha visto. All'inizio parlava di un giubbotto nero, fra l'altro, mentre invece poi è venuto fuori grigio. C'era la possibilità di confondersi, però dopo che ho visto che quando si esce da casa di via Verrocchio si passa sempre davanti a quelle telecamere, sempre davanti alla fruttivendola, ho cambiato un po' la mia opinione. Secondo me è più probabile che quella fosse proprio Liliana, a mio avviso. Un saluto a te, Ilaria. Allora, Giorgio. Ciao Paolo, complimenti per il tuo video, così finemente dettagliato. Io ho notato, e credo non solo io, che il signor Sebastiano Visentino risulti, agli occhi di alcuni sempliciotti, vabbè sempliciotti, colpevole perché viene dipinto così dai media TV, senza sapere che loro lo fanno per una mera questione di share.
perché ad una mente lucida, non sempliciotta, fare questi voli acrobatici di uno che addirittura consegna i coltelli durante il tragitto, come sembra per puro caso intercetta la moglie con una vista da falco di vedere a 50 metri, sparare gli occhi alla telecamera, andare in magazzino, accendere gli strumenti per caricarsi la moglie di in pieno giorno, fare in portare con la bici un cadavere, come sostiene uno youtuber, per portare la moglie in un frigo a casa o in una pescheria, con il benestare del titolare della pescheria. Andare a casa, ricevere telefonate sia del fratello e poi visita dei vicini, e dopo che tali hanno fatto telefonate all'ospedale, costringendolo e loro compagnia a sporgere denuncia, la sera stessa della scomparsa. E poi il resto è pura follia, con giornalisti inquirenti in casa, non hai il tempo di occultare il corpo, nasconderlo ed impacchettarlo e rilasciarlo di notte in un bosco. Sì, se, Giorgio, ho letto un po' veloce. Posso dirti che ovviamente sempliciotti, io sono diplomatico, non mi sembra giusto chiamarli sempliciotti. Posso dirti che chi è seguito solo in TV la vicenda si parla solo di alcune cose e descrivendo solo quelle, dando per scontato che Liliana stava per lasciare il marito per andare con Claudio, cosa vuoi pensare? Io, quando all'inizio ho conosciuto il caso solo dalla TV, ho pensato, ovviamente è il marito, e non volevo neanche occuparmi del caso di Liliana, perché dico, è troppo ovvio, è banale, è ovvio che sia stato Sebastiano. Poi si sono approfondite tante altre cose che creano un pochino più di confusione e di incertezza. Comunque si possono dire che di tutti questi movimenti, queste cose, intercettazioni, il problema è che non può essere premeditato, per il motivo che ho già spiegato. Nessuno fa una cosa del genere premeditata di giorno e nessuno uccide una persona con uno schiaffetto. E accadere tutto per caso, senza che nessuno si accorga di niente, fra l'altro, è poco realistico. Un saluto a te, Giorgio. Allora, Marina Samsung. Buongiorno Paolo, non è detto che i numeri bloccati siano le persone che ti insidiano, ma numeri molesti che appartengono ai call center. Vari, io ne blocco decine, e anche io in effetti, ma loro insistono cambiando numero. Penso poi che io, proprio perché non vedo passare nella mia strada sempre le stesse persone, che alla fine ho memorizzato, che conosco, mi confonderei se l'ho vista ieri o oggi. Allora Marina, tutto molto giusto. Anch'io ho numeri bloccati, che sono quasi tutti call center. Questa ipotesi ovviamente c'è, però tieni conto di una cosa. Noi sappiamo che Liliana ha fatto una ricerca su Google per scoprire come eliminare numeri bloccati su iPhone. Qual è il punto? Perché dovresti eliminare numeri bloccati dai call center? È meglio lasciarli. Se li lasci, continui a bloccare quei numeri, non ti disturbano. Anche il fatto di dover fare una ricerca su Google per vedere come si fa è molto strano. Io ho sviluppato un'ipotesi. Che questo numero non fosse di un call center, perché in quel caso non lo cancelli, lo lasci lì e sei felice di averlo lì, ma di una persona significativa per lei, con un numero significativo per altri, per cui qualcuno vedendo quel numero dice, ah, ma tu ti parli al telefono con questa persona, e che quindi Liliana voleva toglierlo perché non venisse visto che lei aveva avuto contatti con questa persona, ma al tempo stesso mantenerlo bloccato perché non voleva ricevere telefonate, solo che non si può farlo. Non riuscendo a farlo, prova a trovare istruzioni su Google e non le trova perché non è possibile. Con un call center non ci sarebbe motivo di cancellare il numero. Io ho bloccato dozzine di numeri di call center e adesso è da un sacco di tempo che non ricevo più una telefonata dai call center, perché li ho catalogati tutti proprio, una cosa enorme, e non li tolgo. Lei non voleva togliere un numero di un call center, ma di una persona molto significativa, solo perché aveva paura che qualcuno si accorgesse che anche se bloccato lei aveva avuto comunicazione telefonica con questa persona. Poi dici, questo riguarda la memoria, che è molto interessante. Penso poi che io, proprio perché vedo passare nella mia strada sempre le stesse persone, mi confonderei se l'ho vista ieri o oggi. Hai perfettamente ragione su questo, Marina. E difatti il problema è che per me non è sicuro che uno riesca a ricordarsi il giorno esatto, soprattutto se glielo chiedono, perché è venuta fuori con un po' di ritardo, diciamo la verità, la notizia su chi l'ha visto, eccetera. Per cui è vero che potrebbero non ricordarsi, però, secondo me, quando tutta la città parla, tutta l'Italia, della scomparsa di Liliana, quelli di quella strada che l'hanno vista, magari anche non il giorno giusto, ma lo direbbero. E poi col dubbio sarà stato un martedì o un altro giorno. Tieni conto che non poteva essere lunedì perché era in Slovenia. Domenica non mi ricordo, poteva anche essere domenica, però domenica magari alcuni negozi sono chiusi, altri aperti, sarebbe un segnaposto per ricordare. Hai ragione sul fatto che non si può essere sicuri
di persone che si vedono sempre, però secondo me almeno l'interesse per un caso così interessante di provare a ricordare più o meno in quei giorni ci sarebbe, credo. Un saluto a te, Marina. Qua vi devo dire la verità, sono un po' stanco. Adesso è sera, tra l'altro adesso ci sarebbe quarto grado, ma non lo sto guardando, come vedete. Poi lo vedrò più tardi, insomma, registrato, quindi non ci sono notizie del quarto grado del 23 febbraio. Beatrice, ciao Beatrice. Beatrice Michelli, buongiorno Paolo, solo due considerazioni sul video di oggi. Uno, non è facile tenere il numero cellulare di qualcuno, specie di una donna di mezza età come la Lasinovic. Dunque, ipotizzando che Liliana avesse un molestatore, devo ritenere che questi fosse lei noto e che per X motivi si fossero scambiati in passato i numeri di telefono. Sono perfettamente d'accordo con te, l'ho detto diciamo al messaggio prima, non stiamo parlando di un numero anonimo di qualcuno che chissà come ha scoperto, perché a quel punto lo blocchi e non ci pensi più, non pensi di eliminarlo, lo lasci bloccato. Poi due, supponendo sempre l'esistenza di un molestatore, perché Liliana non lo fece presente a Sebastiano? È una domanda più che altro retorica, la risposta scontata. Sì, a parte la possibilità che magari l'abbia detto, ma non credo, diciamo che Sebastiano aveva sentito squillare il telefono e magari avrà anche detto chi è, così e dice uno che mi scoccia, senza dire il nome però. Tu dici la risposta è scontata, perché in effetti c'è questa possibilità che se qualcuno che lo importuna, diciamo sentimentalmente essere gentili, molte donne non vogliono far preoccupare il marito, mettiamola così, e spiegare perché in passato ha dato il numero a quest'uomo e quindi preferisce tenerselo per sé. Questa è un'ipotesi, tutte e due le ipotesi che hai fatto, Beatrice, sono molto ragionevoli. Un saluto a te, Beatrice. Urca, questo è lungo. Questo è lunghissimo, ve lo metto a tutto schermo così potete fare il fermo immagine e leggervelo con calma, io però faccio soltanto dei salti qua e là. Allora, praticamente Massimo, tu fai un bel riassunto un po' di tutta la vicenda telecamere e dubbi. Sì, l'abbiamo fatta anche noi. Ti posso dire che, ad esempio, tu raggiungi qua la conclusione in fondo che dici, dov'è che è? Riguardo a quel presunto ritardo, la procura infatti sostiene che la telecamera della scuola di polizia abbia l'orologio circa 4 minuti indietro. Immagino che lo sostenga per accertamenti fatti. Indietro o avanti? Comunque sì, aveva parlato appunto agli inquirenti di un orario sbagliato, però questo è prima. Poi i periti, diciamo così, del pool di Sergio, usando l'applicazione fitness di Gabriella che è passata lì e che è regolato con internet il suo orologio e quindi sicuramente giusto, hanno verificato che mentre Gabriella passava sotto quelle telecamere l'orario era esattamente quello di quelle telecamere. Quindi la sorpresa è stata proprio che quello che avevano detto gli inquirenti, che era sbagliato l'orario delle telecamere della scuola di polizia, in realtà sembra che non sia vero, erano perfettamente giuste. E se sono giuste si ritorna al discorso che mancano dei minuti, cioè che sembra ritardare troppo Liliana in quel breve tragitto. Poi appunto fai tutto un discorso su tutte le telecamere, riassumendo molto, della fruttivendola. La fruttivendola riferisce di averla vista passare tra le 8.30 e le 9, se non ricordo male. Non ricordi male, Massimo, ha detto anche questo. All'inizio aveva parlato tra le 8 e un quarto e le 8.30, poi però si è capito che non poteva essere giusto e allora ha detto vabbè, forse un po' più tardi, che è possibilissimo, è in buona fede non ricordare con precisione. Comunque tutto il discorso è giusto, il dubbio però è quello finale, che quel ritardo della telecamera, quell'errore, diciamo, sì, forse indietro, hai ragione, indietro, non sembra essere vero, perché analizzando, facendo il confronto con l'applicazione fitness di Gabriella, risultava esattamente preciso. E quindi ritorna tutto in ballo, sembrerebbe che ci sia stato uno strano rallentamento di Liliana in quel pezzo così di strada molto breve, 150 metri in linea d'aria. Un saluto a te Massimo. Allora, Israel Art. Buonasera Paolo e a tutto il canale, concordo pienamente con la tua ipotesi, alla luce dell'ultima informazione stavo pensando la stessa cosa, ma aggiungo che chi l'ha fatta ritardare quei minuti poi potrebbe aver chiamato qualcun altro che l'ha prelevata a un qualche mezzo, una stradina isolata, o fatta entrare con la forza, convinta in qualche locale privato, magari proprio per impedire di raggiungere la caserma dei carabinieri. Allora, Israel, devo dirti che non l'ho detto questa parte, ma mi hai tolto le parole di bocca, perché in effetti
Io non sono sicuro che lei sia scomparsa in quel pezzo di strada, secondo me è stata rallentata in quel pezzo di strada e aggredita dopo Piazzale Gioberti. Però comunque rimane il dubbio, questa persona era già in macchina o no? Perché è possibile che sia stato qualcuno che l'ha incontrata, magari su uno scooter, c'era quello scooter misterioso che abbiamo visto, non la puoi caricare su uno scooter, una persona svenuta o morta. Quindi c'è la possibilità che qualcuno chiami qualcun altro in macchina, perché solo così si può portare via un corpo. Diciamo che questa dinamica riguarda il fatto, per impedire di raggiungere caserma e carabinieri, è una mia semplice ipotesi, ma la strada, tra tante cose, poteva andare proprio alla caserma e carabinieri. Quello scooter che abbiamo visto in questo video, che è doppio, cioè doppio, è sempre lo stesso scooter, ma va avanti e indietro, sta sempre lì a guardare Liliana. Potrebbe essere qualcuno che proprio sta, non vuole andare lì a parlarla, che basterebbe andare lì subito, perché girarci intorno e non fermarsi? Che controlla. Tipo, qualche giorno prima Liliana ha detto basta, vado a denunciarti, così, e lui gironzola per vedere se sta andando veramente da quella parte. E quando si accorge che supera Piazzale Gioberti e sta andando magari proprio nella strada, che a quel punto dopo un po' c'è solo della caserma dei carabinieri di rilevante, pensa, oddio, questa va veramente a denunciarmi e magari l'aggredisce in quel momento. Semplice ipotesi, ma funziona abbastanza bene con i collegamenti che abbiamo visto e questo scooter onnipresente che la segue in modo strano. Un saluto a te, Israel. Dottor Elros, qui non so se mi avevi detto in passato, mi sembrava di ricordare questo nick. Comunque, buonasera Paolo, Eliana aveva tutto quell'umido. Ah, con quell'umido, come dici te, per via del vapore acqueo che metteva con il respiro. Dunque, tieni conto che, non so se tu hai visto l'immagine, era proprio inzuppati, come se si fosse fatta la tinta con la tinta. Sì, quando c'è il balsamo, sapete, il balsamo che è molto unto, che proprio non se ne va via. Tutto quello con respirare? Per quanto tempo è rimasto a respirare col sacchetto in testa? Tieni conto che secondo i calcoli, visto che i suoi piedi erano macerati come rimasti nell'acqua, ma lei non era in un posto pieno di acqua, era nelle scarpe quell'acqua. Non è il respiro dell'alito che fa venire tutta quell'acqua nelle scarpe. Si parla di ipotesi ovviamente, perché non è stato detto chiaramente che le scarpe erano piene d'acqua, però i piedi che erano in quelle scarpe erano macerati dall'acqua, tutti con le piaghe della carne che macera nell'acqua. Non credo che sia stato solo il respiro. Poi dice, in questa storia molte persone sono state minacciate. Pure la signora con il cane, ecco qui mi ricordi ancora di Nadia, che voleva entrare in boschetto e che ha visto molto a mio avviso, dall'oggi al domani si è trasferita, senza dare spiegazione. Eh sì, ho sentito anch'io che si è trasferita, che si è andata via da Trieste. Gira voce di una foto del boschetto dei primi giorni di gennaio in cui si vede Liliana con uno degli attenzionati. Ho sentito quella leggenda. Non ne avevo parlato perché mi sembra una cosa strampalata del tutto. Tieni conto, primi di gennaio vuol dire che lei ancora vive la storiella che lei è morta il 3 gennaio. In realtà era morta e sepolta il 3 gennaio. Questa foto, questa storia, è irragionevole per un fatto. Se c'è questa foto si dà agli inquirenti. E se uno ha paura, e sembra che molti abbiano paura di impicciarsi, la mandi come lettera anonima. Se hai digitale questa foto, la mandi via email con un'email anonima. Hanno ricevuto email anonime gli inquirenti, tra le altre cose. Non è che ti limiti a parlarne sui social senza mai farla vedere a nessuno. Non è realistica questa storia. Grazie ai tuoi video sempre molto interessanti. Un abbraccio, Paolo, per te. Un abbraccio anche a te. La prossima volta però magari dimmi il tuo nome di battesimo, perché magari me l'avevi già detto, ma non riesco a ricordarmelo purtroppo. Allora, Vanessa. Aspetta, scusa, Vernianini. Ciao Paolo, anche Nicola Castellano lo aveva detto in uno dei suoi video, infatti riprendono Steppi andare su e giù per via Verrocchio dalle 12 alle 13.45 e poi non funzionano più. Cioè mi stai dicendo, Vanessa, che Nicola ha parlato del fatto che le telecamere poi non funzionano dopo le 14? Perché è possibilissimo, è sempre molto informato prima di me Nicola. Io vedo molti suoi video, quello me l'ero perso, credevo che fosse stato Salvatore il primo a dire questa notizia. Comunque, possibilissimo che sia stato Nicola, grazie per avermelo fatto notare, Vanessa. Un saluto a te, Vanessa. Mister Giambatta.
San Paolo, avevo già scritto che secondo me era stato un mancino a colpire Liliana, ma mi è venuto un brivido per un pensiero che da un'oretta mi frulla per la testa. Siccome seguo molto la vicenda come tanti, mi era balenata questa idea leggendo delle storie di Liliana. Ma non può essere stato uno scambio di persona? Mister Giambatta, è una cosa molto affascinante questa, cioè ovviamente è una tragedia che uno muoia, ma come trama di film è meravigliosa, fantastica. Voglio vedere un film fatto così. Perché potrebbe accadere, io vi ho già detto, forse, sì, ve l'ho detto, che io ho un sosia. Adesso non mi assomiglia più molto, devo dire, perché lui è un ciccione pazzesco, io sono dimagrito pure. Ma una volta, se parli 10 anni fa, una volta l'ho incontrato. Era come guardarsi in uno specchio, una cosa assurda. E poi ho saputo che gente mi diceva: ah, io ti ho visto, tu sei quello col furgone Ducati. No. Sei quello che vende le pompe idrauliche. No. Gente che conosceva l'altro credeva che fossi io. Ed è una cosa un po' inquietante a pensarci. Perché che ne sai che l'altro, con la tua stessa faccia, magari non si faccia dai nemici, che poi se la prendono con te quando ti incontrano? Questa cosa a livello di possibilità teorica ci sarebbe. Però in questo caso mi sembra improbabile, perché Liliana per me viene aggredita subito, vicino a casa sua. La sosia vive anche vicino a casa sua, non credo. Oltre a questo, secondo me c'era prima un contatto vicino, ravvicinato, e almeno da vicinissimo anche la voce uguale. Cioè questa persona che scambia Liliana per qualcun'altra, sosia, con cui ha qualcosa che ridire, quando si avvicina, le parla, secondo me a quel punto si accorge che la voce è diversa e da vicino, 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 proprio mezzo metro, vede che non è lei. È un pensiero comunque misterioso e affascinante, sembra proprio che avesse una sosia, addirittura Paola Calabrese, che qui faccio vedere la sua bella foto con Lilli, mi ha detto, e si parla di molto tempo dopo che è stato trovato il corpo di Liliana, che l'ha incontrata, cioè ha visto in distanza, identica, sembra anche vestita in modo simile, si è preso un accidente. Se la incontra di nuovo magari proverà a parlarle, ma comunque sembra che sia molto molto simile. Però mi sembra improbabile, per tutte le cose che sono emerse, che questa persona sia stata uccisa da qualcuno che voleva uccidere la sosia, anche perché in effetti non ci sono colpi per voler uccidere, quindi incontra Liliana, non si accorge parlando e discutendo con lei, che è diversa, da distanza alla vicina, parlando, secondo me la si scoprirebbe. Comunque è una trama, un possibile tema misterioso e intrigante, Mr. Giambant. Un saluto a te. Allora, qui abbiamo Mariangela, Maria Angela Lingua. Ciao Paolo, spero che almeno tu ricordi quando al ritrovamento del cadavere di Liliana, nel punto indicato a Sterpin, questi ha detto: so chi è stato ad ucciderla e perché, ma non lo dirò mai nemmeno sotto tortura. Ne va della mia vita e di quella della mia famiglia. Liliana è morta per salvare me. È una dichiarazione molto forte che meriterebbe un approfondimento. Lo segnalo perché pare nessuno lo ricordi più, mentre a me pare importante chiarire. Buon lavoro. Allora, Maria Angela, sì, ne ho parlato, se ne ha parlato un po' sui social. Devo dirti che quello del timore per lui e la sua famiglia non l'ha detto proprio quando è stato trovato il corpo, ma qualche mese più tardi, se non ricordo male. E se ne è parlato. Dopo, in parte, si è un po' capito qualcosa, cioè in un misterioso video che nessuno avrebbe dovuto vedere ma che tutti hanno visto, Claudio si confida dicendo: io credo che Sebastiano sia capo di un'associazione criminale, una specie di capo della mafia. In quest'ottica capisci, Mariangela, che farebbe paura a sfidarlo, perché questo qui ti manda i picciotti a ucciderti e magari a uccidere i familiari. Devo dire comunque che da quel tempo, insomma, sembrerebbe che Claudio abbia superato un po' questa paura, perché poi ha accusato di tutto e di più di Sebastiano, non mostrando più molta paura, francamente, di lui. Infatti, in quella stessa occasione, in quei giorni, aveva fatto la caranfa, adesso non mi ricordo più, dei tuffi in cui bisogna finire di pancia, una cosa un po' strana, o a ferro di cavallo, e aveva mostrato un cartello in cui prende in giro i qua qua qua, non so, che alcuni hanno pensato fosse un messaggio a Sebastiano, altra dimostrazione che non aveva più molta paura, diciamo, di questa possibilità. Forse ha capito Claudio che non era vero, magari, che Sebastiano è il capo della mafia di Trieste. Un saluto a te.
Valeria Tampellini. Ciao Paolo, Salvatore dice che senza l'attenzione mediatica, ah, ecco qua, dà una spiegazione di quella cosa che mi è sembrata un po' strana, che Salvatore diceva si andava verso l'archiviazione, poi Sebastiano incomincia a parlare, a straparlare con tutti, attira l'attenzione dei media, quasi a dire a causa di Sebastiano non si è arrivati all'archiviazione. Valeria ci spiega in un altro modo la cosa. Salvatore dice che senza l'attenzione mediatica e l'interesse suscitato da questo caso in moltissime persone, con ogni probabilità si sarebbe avuta un'archiviazione. E fin qui siamo d'accordo. Questa attenzione, secondo lui, è stata favorita dall'incessante frequentazione di Sebastiano di ogni studio televisivo e ogni giornalista possibile delle sue asserzioni continuamente contraddittorie. Non intendeva certo che Sebastiano avesse iniziato a parlare per opporsi all'archiviazione, cosa che non è successa, finché non ha potuto fare diversamente, ma solo che ha contribuito alla diffusione di questo caso presso un pubblico sempre più allargato. Sì, mi va benissimo questa spiegazione, anch'io avevo capito che non si accusava, diciamo, accusava per modo di dire Sebastiano di aver usato questo trucchetto dei media per tenere viva l'attenzione. Da notare comunque che i media, lui non è andato a cercare i media. I media sono andati a cercare lui e se non ricordo male è stata la figlia di Sergio a chiamare chi l'ha visto. E se Sebastiano, da quel che ho saputo, non era neanche d'accordo. Però, insomma, parlando, diciamo, molto in televisione, anche lui ha dato il suo contributo a tirare l'attenzione. Però diciamo che chiamare i media, e questa è un'opera meritoria della figlia di Sergio, perché sennò le indagini non partivano quasi, secondo me. Strana coincidenza, dei poliziotti arrivano lì a guardargli i telefoni proprio dopo la puntata di Chi l'ha visto, dopo qualche giorno di latenza, di letargia, diciamo. Grazie per l'indicazione di questa intervista, effettivamente interessante. Al prossimo video. Vi ringrazio anch'io Valeria per avermi spiegato meglio questo aspetto, che in effetti sì, anch'io avevo capito così, non che Sebastiano avesse usato quel trucco per tenere vive le indagini, ma solo che, comparendo di continuo, la televisione ha aumentato l'attenzione su questo caso e quindi le indagini non si sono arenate subito. Un saluto a te, Valeria. Monica Ballarini. Ah, ecco qui parla Monica. Un saluto a te, Monica, di quel ragazzo siciliano. Ciao Paolo, bentornato, è sempre molto preciso e corretto quando te cosa hai sbagliato. Sì, perché avevo detto che, avevo ipotizzato in realtà, che quella signora delle bancarelle si fosse spaventata e avesse cambiato versione. Quando lei ci ha tenuto a precisare, nessuno mi ha spaventato. Non aveva cambiato versione, ma solo precisato in modo più dettagliato il discorso. Forse tutti così i giornalisti, beh, insomma, molti quando si accorgono di sbagliare lo dicono. Ti volevo dire di quella telefonata notturna, e mi ricordo questo, che si trattava di un ragazzo siciliano di 15 anni, il quale aveva scoperto certi numeri chiamati VOP, ma VOP o VIP? Perché magari è un'altra sigla ancora. VIP sarebbe Very Important Person. E viene da chiedersi perché ce l'avesse Sebastiano. E pareva che uno di questi numeri appartenesse all'amico della Carnia. Persona che noi non. Persona che non si ritiene, non abbiamo mai visto. Il fatto è che, me ne ha detto uno che è di anni 19, avere questi numeri non è da tutti perché costa. Ecco, volevo solo dirti questo e salutarti. Ecco, c'è anche un altro commento che mi sembra che abbiamo già sentito, del fatto che questo ragazzo non faceva proprio cifre a caso come un matto, ma aveva sentito in una trasmissione che credo fossero le Iene, Elena mi ha detto che erano le Iene proprio, e ringrazio Elena ovviamente, e ha detto, ho pensato, vediamo un po' se riesco a beccare il numero di uno famoso, usando poche cifre ripetute con certi ritmi. Qua mi parli dell'amico della Carnia, poi sembra che appunto Sebastiano avesse un numero VIP, sembra che anche Liliana avesse un numero VIP. Qui devo dire la verità, io non so bene quanto costino questi numeri VIP. Da quel che ho capito sono numeri un po' come succede per le targhe delle auto, no? Io non so anche se in Italia si può, ma in America uno paga e può avere una targa personalizzata. Ed è un modo per distinguersi, e vabbè, per le targhe non credo che sia molto utile, per essere riconosciuti più facilmente. Il numero di telefono, no? È più facile ricordartelo tu che gli altri se lo ricordino. Io vorrei avere numeri che la gente si dimentica il numero di telefono, ma mi chiedo quanto costano questi numeri VIP? Come mai Sebastiano, Liliana e adesso mi dice anche l'amico della Carnia hanno i numeri VIP? Sono dei VIP? Hanno un sacco di soldi? Quanto costano questi numeri VIP? Perché mi viene un dubbio che magari non è un costo così elevato, ma è più che altro una roba un po' da addetti ai lavori. Se conoscono qualcuno che è molto esperto di robe di telefonia, eccetera, magari dice, ma lo sai che puoi avere un numero così. È una mia idea.
Comunque mi informerò per capire quanto costano, se costano davvero tantissimo, allora qui c'è un altro esempio di molti soldi per qualcosa che è un po' superfluo tutto sommato. Ti ringrazio Monica per avermi precisato questa cosa. Gianluca Rosini, ciao Paolo, apprezzo tantissimo i tuoi video, i tuoi dialettica e l'immensa capacità di analisi, ti ringrazio molto Gianluca, sarebbe un po' da carineria, ma adesso vediamo che parlo di una cosa specifica. Faccio però presente un dettaglio abbastanza importante. Dall'autopsia è emerso che le ipostasi ritrovate sul corpo sono completamente compatibili con la posizione di ritrovamento, il che implicherebbe o che è morta lì, oppure che è morta in un altro luogo, ma in quella precisa posizione. Il chi aveva atteso la creazione delle ipostasi per poi congelare il corpo sempre in quella posizione, per poi trasportarlo in un luogo di ritrovamento o trasportarlo direttamente. Purtroppo però, siccome il dubbio è sorto anche al medico legale, sono state verificate sia la non presenza di segni di trasporto sul corpo, sia l'assenza di segni di congelamento nel sangue, nelle fibre e tessuti. Grazie per il tuo lavoro, un saluto, ringrazio te Gianluca. Allora, sì, abbiamo ritirato fuori argomenti che abbiamo già parlato. Per l'ipostasi, ammesso che si pronunci così, o ipostasi, non vorrei sbagliare, qualche piccolo dubbio, ti spiego. Il corpo è stato mosso e stramosso, non fosse altro per portarlo dal punto vero a quello presente. Queste, secondo me, dato che è quasi sicuro questo fatto che Liliana non è sempre rimasta lì in quel boschetto, ma è stata portata lì, è morta da qualche altra parte. Secondo me, che sia per il congelamento, per il rigor mortis, la persona rimane in quella posizione, non riusciresti neanche volendo a spostarla, la prendi come un soprammobile, mi spiace dirlo, come una statuetta, la statuetta la prendi, la appoggi come era appoggiata quando era morta, le macchie ipostatiche delle ipostasi sono sempre le stesse, a meno di non capottarla come una tartaruga chissà perché. Se uno muore così, è rigido il corpo quando lo sposti, rimane così, quindi non è che cambia molto il fatto che queste macchie siano coerenti. Oltre al fatto che è stato spostato il corpo, bisognerebbe capire qual era la posizione vera, perché non si sa se era quella che abbiamo visto nelle foto della taxi, direbbe di no. Riguardo il fatto appunto che secondo analisi eccetera è stato congelato, sì, ne abbiamo sentito parlare. Posso dirti solo che io spero che questi campioni di tessuto usati per quegli esami ci siano ancora e non quelli del corpo di Liliana che adesso sono degradati completamente. Magari per fare un altro esame, vedere qual era il livello di vacualizzazione, o una piccola verifica. Qua mi dice anche che sono stati verificati sia non presenza di segni di trasporto sul corpo. Questo è spesso in questi temi la prima volta che lo sento, ma se tu l'hai sentito l'avranno detto. E qui davvero, quali sarebbero i segni di trasporto? Di trasporto? In un corpo rigido? Se lo sollevi, lo metti nel bagagliaio e poi da lì lo metti nel boschetto, si vede il segno del trasporto, rimangono i lividi usando delle corde. Sono un po' sarcastico, ma mi convince molto poco che su un corpo rigido si possano notare in modo chiaro e indissolubile presenza o meno di segni di trasporto. Ci sono molti dubbi, purtroppo sarebbe bello poter rifare tutti quei dati col corpo appena preso, ma non è più possibile. Vedremo se l'autopsia e ulteriori perizie sui campioni raccolti in passato ci daranno qualche esito. Un saluto a te Gianluca, ti ringrazio per i complimenti e anche per queste informazioni che mi hanno ricordato cose di cui abbiamo un po' parlato, ma è sempre meglio ribadire. Jasmine Skydive. Ciao Paolo, secondo me la storia del telefono del ragazzino che chiama Sebastiano, per quanto improbabile, potrebbe essere realmente una coincidenza. Qua da notare che qui non ci parla Jasmine del discorso dei numeri VIP, che pure è uscito, ma di una cosa molto più complicata e affascinante. Sentiamo un po'. Ci sono diversi rituali che teoricamente andrebbero fatti alle 3:33 di notte. Alcuni, se vuoi farti quattro risate, ti consiglio di cercarteli in rete. Prevedono di chiamare il proprio numero fisso, quindi dal cellulare chiami il numero fisso, e da lì a chiamarne altri per un adolescente un attimo. E da lì a chiamarne altri per un adolescente è un attimo. Addirittura prevedendo manovre di dubbio gusto, come chiamare dal bagno tramite il proprio cellulare, guardando si sa bene come, alla luce della luna che fitta la finestra, la propria immagine riflessa nello specchio. Oppure rotfl, che vorrebbe dire rolling on the floor laughing, cioè rotolarsi da ridere per terra, da un sacco che non sentivo sta sigla. Si diceva, oppure riflessa nell'acqua del water. Se qualcuno risponde, poi bisogna fare altre cose. Il 5 gennaio è tempo di vacanze scolastiche, ci sta che questi jamburacos si inventino altri rituali di questo tipo.
e se un numero tanti 7 o tanti 3 è un numero invitante. Beh, Jasmine, non dubito che tu hai letto queste cose, magari quando ho tempo me ne andrò a cercare anch'io. Non ho capito benissimo, devo dirti la verità. Strani rituali, 333, numeri speciali, il numero perfetto 3 volte la Trinità. Ma che c'entra il water? Probabilmente ci sono anche queste cose. Diciamo che per ora mi sembra un po' più probabile perché si è parlato esplicitamente del fatto dei numeri VIP, voleva beccare un numero di una persona famosa. Però il fatto che lo faccia di notte, quello, diciamo, sembra più un'idea simile alla tua. Perché fare 3:30 di notte? Non credo neanche che le Iene finisca a un'ora così tarda. Magari ci sono strani rituali fatti al telefono di notte, li approfondirò meglio. Comunque, intanto Gianmi mi hai fatto fare 4 risate e ti ringrazio anche per questo. Un saluto a te. Che lungo questo, di Ilaria Granata, un altro di Ilaria. Allora, qui è della parte di Salvatore che dice, l'abbiamo parlato un attimo fa, si andava verso l'archiviazione, ma Sebastiano parla e strapalla. E poi si attirano in media. Qua Ilaria dà la sua spiegazione. Ho appena riascoltato il pezzo Il canale tuo è Dio, che parte grosso modo al minuto 17:40. A me è sembrato che Salvatore volesse dire una cosa, forse espressa in modo non proprio cristallino. Se le indagini fossero state condotte fin da principio in modo corretto, formalizzando, non dando credito alle tesi dell'allontanamento volontario, non dando peso a quello che dichiarava il marito, che sembrava essere comprensibilmente confuso, ed avessero fin dal principio tenuto tutti interessati sotto controllo, cioè avessero subito notato che qualcosa non quadrava, non si sarebbe persa quella prima settimana in cui, complice il clamore mediatico e determinate interviste lasciate da tutti, si sarebbe potuto esaminare con più rigore e lucidità tutto il quadro e, sempre secondo Salvatore, risolvere subito la faccenda. In sintesi, ho voluto dire che hanno lasciato passare un sacco di tempo prima di sequestrare i telefoni, di esaminare le case, i laboratori, cantine, cantinole comprese. Queste cose e molte altre cose sono state fatte dopo giorni, addirittura mesi. C'era di mezzo Natale, Capodanno, ed anche ciò ha avuto il suo peso. Mi darei atto che suo marito non si allarma, facendo pensare all'inquirente che la fuga sia stata volontaria, anche chi indaga penserà che tutto sommato, essendo la scomparsa sua moglie, ne saprà più di qualunque altro, e così hanno trascurato di fare quelle giuste indagini, che però andavano fatte subito. Scusa se sono stata prolissa, ti scuso, anch'io sono molto prolisso. Un caro saluto e un bacio affettuoso, un caro saluto anche a te, Ilaria. Allora, tante cose diverse qui. Diciamo che, beh, questo fatto che Sebastiano abbia parlato di allontanamento volontario, glielo dici 3 volte, lui lo ripete come un pagallino, non c'è nessun bel mondo, ma non l'avevo sentita originariamente. Io ho percepito la storia in modo diverso. Quando arriva Salvatore Gabriele di pomeriggio, lui non è allarmato perché tante volte succedeva che Liliana tornava anche più tardi di quell'ora e non capiva perché tutta questa agitazione, dato che Salvatore Gabriele non dicono che già dalla mattina mancava. Poi, quando si decide anche lui alle 22 circa di andare chiedendo aiuto a Gabriele e Salvatore a fare denuncia, diceva di essere molto confuso, gli girava la testa. Aveva anche lui avuto una specie di attacco di panico perché si rendeva conto che la situazione era grave. Non credo francamente che lui abbia parlato di allontanamento volontario, abbia minimizzato dicendo ma vabbè non sarà niente. Questa è una mia ipotesi. Per quel che riguarda il fatto che Salvatore dicesse si andava verso l'archiviazione, ma poi Sebastiano ha tirato l'attenzione dei media, che significasse senza l'attenzione dei media si risolveva meglio il caso. Non avrebbero neanche iniziato indagini, da quello che si è capito, visto che finché non c'è chi l'ha visto che ne parla, non vanno neanche a guardare i telefoni a casa di Sebastiano. Per cui, diciamo, non sono molto convinto del tuo così, tentativo di ricostruire questo aspetto. Per me sarebbe stato meglio che i media se ne occupassero ancora prima, così ancora prima incominciavano le indagini, e magari sono comunque d'accordo con te, è meglio mettere sotto controllo tutti, controllare le case, perquisizioni vere, le cantine, le cantinole. Su quello sono assolutamente d'accordo con te. Un saluto a te e un abbraccio affettuoso, Ilaria. Allora, Romanè Daniela. Arri, buongiorno Paolo, ho appena scritto un commento su Salvo. Volevo soffermarmi sul posto di trovamento del corpo. Per moltissimo tempo si è creduto che Lilli fosse stata ritrovata nel posto delimitato dal nastro rosso bianco. Poi, forse quest'estate, ma non saprei quando di preciso, a me sembrava di ricordare
No, beh, in giugno hanno fatto vedere in TV Il Posto Vero, però la notizia è uscita di straforo dagli atti un po' prima. Ci hanno spiegato che in realtà lì era stato portato per poter ispezionare. Mi chiedo, e l'ho fatto già a suo tempo, come mai Covalero, 25 giorni dopo il ritrovamento del corpo, cioè il 29 gennaio del 2022, vedere su Google Covalero toglie il telo termico, si permette di buttare il telo? Forse sapeva che già non era quello il posto di trovamento? Allora, Daniela, sì, questa storia in realtà va spiegata un po' in modo diverso. Non è che lui sia entrato nella zona recintata, che tutti pensavano fosse il posto giusto, e avesse portato via quel telo o per ricordo o perché pensava, non è qui che è morto. In realtà è volato via. C'è un sacco di vento a Trieste, la bora, soprattutto la bora. E è successo, visto che non era ancorata questa coperta termica, che è volata via da quella zona, è uscita e è andata a impigliarsi così a casaccio nei cespugli. A Fulvio non piaceva che rimanesse lì come una spazzatura qualsiasi e la prese, poi non so bene cosa ne abbia fatto, ma non per metterla nel posto giusto che lui a quel tempo non sapeva. Per cui diciamo che c'è questa spiegazione che dovrebbe essere aggiunta, che era volata via dal posto e solo in quel momento, quando esce dalla zona recintata, Salvatore Fulvio Covalero la prende e la sposta per onorarla, perché in un certo senso rappresentava un po' il corpo di Liliana, a suo dire. Un saluto a Daniela. Ritella: buonasera Paolo, il fatto del messaggio inviato per sbaglio sul cellulare di Liliana si è voluto far rilevare che, nonostante sia emerso durante la denuncia scomparsa, che il cellulare di Liliana era in mano al marito e non è stato subito sequestrato. Ritella, prima volta che lo sento questa possibile ipotesi, perché si parlava di un fatto, no? Perché continuare a parlare di quel banale errore che accade mentre sono lì che fanno denuncia? Gabriele vuole mandare un messaggio a Salvatore dicendo stiamo ancora facendo, lui era fuori, di sotto, credo, e per sbaglio lo manda Liliana, ma che importa? E invece l'ha raccontato Gabriella, poi l'ha raccontato di nuovo Salvatore. Qui Ritella dice, se ne è parlato per far capire che non era stato sequestrato il telefono di Liliana ed era ancora nelle mani di Sebastiano. È un'ipotesi, ma un po' fantasiosa, anche perché quando questo avviene si è in mezzo ancora a quella denuncia. E quindi in teoria, per quel che vale quel discorso del segnale, potrebbe accadere, e non è successo, che al termine dica, signor Visentini, mi dia il telefono che lo teniamo noi. Non credo che solo perché si è saputo questo messaggio si capisce in modo diverso che Sebastiano abbia portato lì il telefono perché ce l'aveva lui e l'ha portato lì, come dire, se volete prendetelo. Ma stranamente non lo hanno preso, non subito quantomeno. Un saluto a te, Ritella. Marisa, l'affettuosa Marisa, che però qui non la metto nelle carinerie perché, oltre a dei cuoricini e una bella faccina sorridente, buonasera Paolo Caro, che è un'aspettata bellissima sorpresa, ci dice cose concrete. Sai che quando ho visto dove è stato deposto il corpo di Liliana così vicino alla rete, ho subito pensato l'avessero gettata. Brava Marisa. O più facilmente fatta scendere legata delle corde. Che senso avrebbe avuto portarla fino a dove stava la rete? Non capisco. Ecco, sì. Per quello ho fatto il discorso all'inizio della mappa. E non è che abbiamo chiarito tutto, perché dovete dirmi voi che siete di Trieste com'è strutturato dietro posto, da che parte si riesce a entrare? Si poteva entrare solo dall'entrata 1, vi rifaccio vedere la mappa, o si può entrare anche dalla zona dove ci sono le casette, o si può entrare sul retro, zona scarpata. E anche Marisa ha dei dubbi. Ho visto i video di Salvo, ciò che ha più attirato la mia attenzione è stato sapere che proprio dalle 14 quel giorno le immagini delle telecamere in via della Chiesa non erano disponibili. Coincidenza? Per quanto riguarda la telefonata a Sebastiano, partita da un ragazzo della Sicilia all'alba, sì, dicevano le 3, all'alba del 5 gennaio, si diceva ne avesse ricevuta una anche il 14 dicembre. Dallo stesso ragazzino? Se è vero, sarebbe altre due coincidenze troppo strane. 14 dicembre, aspetta che penso. Può darsi che sia uscita anche questa notizia, ma non so se è lo stesso ragazzino della Sicilia. Non so che pensare, mi piacciono le improvvisate con video brevi, questo beh, solo che ho visto la notifica tardi. Grazie mille Paolo carissimo, alla prossima. Tanti bei bacini, ti ringrazio molto Marisa, tanti bei bacini anche a te. Ripenserò, sì, mi sembrava che lui avesse ricevuto una telefonata un po' strana anche 14. Però di sera mi sembra.
mi sembrava, andrò a rinformarmi meglio per capire meglio. Urca, non ci posso credere, sono finito, abbiate pazienza, voi so che siete bravi e abbiate pazienza, sono un po' stanco, avrete capito, ho letto un po' troppo veloce, ma è che adesso è mezzanotte e sono un po' stanchino, mi sono alzato presto stamattina e quindi spero di non aver sbrigato troppo in fretta certi commenti, sono tutti interessanti, però quando uno è stanco magari non li cura ad avere. Adesso comunque ci sono le carinerie e almeno una, come vedremo, è un po' impegnativa e non così carina, ma comunque le vediamo tutte, anche le carinerie adesso. Allora, incominciamo con le carinerie, che non sono tantissime. Una è un pochino stile, ma una sfumatura, ma ci sono anche quelli. Infatti, vi ho già spiegato, io chiamo carinerie in modo un po' scherzoso, perché molto spesso mi mandano in vicine, che è una cosa molto bella questa. Ma più che altro messaggi personali che non riguardano in modo specifico il caso in oggetto, ma argomenti vari. Qui purtroppo devo dire che questo messaggio, commento che è molto carino, ah beh no, che stupido, Lori non è così strano, mi sembrava una di quelle sigle, Lori, scusa, mi sono sbagliato, sono stanchissimo. Ciao Paolo, grazie per i video, la cura e l'impegno che ci metti mi hanno colpito. Ma la cosa che adoro è che spesso nelle spiegazioni, nei paragoni, parli un po' di te e della tua vita. Questo ti rende unico e speciale. Ti ringrazio, Lori. In realtà, credo che ci siano molte persone sui social che raccontano ogni dettaglio della loro vita. Però è vero che in questi tipi di video, in cui si parla più che altro dei crimini, magari si parla meno di sé. A volte mi scappa qualcosa. Comunque mi fa piacere che tu l'apprezzi. In questo momento un grande dubbio mi frulla in testa. Cosa c'è nel tuo beverone? Lori! Un abbraccio a te e a Mogia, cin cin, il mio beverone è sempre qua, ti racconto la storia che c'è dietro il beverone, perché io racconto anche di me. È successo che circa un mese fa ho comprato una bilancia nuova, perché quella vecchia, che pure era digitale, magica, anche cambiando la batteria non funzionava più. Era da un sacco che non mi pesavo, è venuto fuori che pesavo 120 kg, mi sono preso un accidente perché non è il mio peso forma 120 kg. Alla fine così capii perché mi sentivo così stanco, appesantito, guarda caso anche nel camminare, eccetera. Bisognava fare la dieta. Io non è che mangio molto nei pasti principali, non mi abbuffo alla fine, mi sento subito sazio. Il problema non è il pranzo e la cena, ma tutti i mini spuntini intermedi, che sono una dozzina, e mangio un biscottino qua, e una briochina là, e la banana, e un dadino di cioccolato, solo un dadino, però veramente continuo a mangiare piccole cose e di lì sono diventato ciccia bomba. È inutile girare intorno alle parole, fat shaming o meno, ciccia bomba, 120 kg. Allora ho deciso di fare la dieta. La dieta non era di cambiare i miei pasti principali, che quelli andavano bene, eliminare tutti quelli intermedi. E a questo punto sopraggiunge il beverone. In pratica era una fame nervosa che avevo, e loro lo parlo perché magari qualcun altro abbia lo stesso problema e gli fornisco la mia soluzione. Fame nervosa, nel senso che non avevo neanche fame, ma sono nervoso, lì che penso a cose, smangiucchio stupidaggine. Qui cosa c'è dentro? Ci sono proteine del latte, del siero del latte, altamente concentrato, senza zuccheri, e le proteine ti saziano in modo più rapido, con il risultato che quando ho quella fame nervosa di pomeriggio, senza motivo, invece di mangiarmi la briochina, le cose, faccio un singolo sorso, e per mezz'ora non ho più fame, che sembra poco, ma per me è tanto, per mezz'ora non aver fame. Alla fine questo beverone mi basta per tutta la giornata. E così alla fine faccio solo i pasti principali, colazione, pranzo e cena, che non sono così abbondanti. Ho eliminato tutti gli spuntini intermedi, che erano una quantità spropositata, e funziona. Ero 120 kg un mese fa, adesso sono 94 kg, sono diminuito di 8 kg in circa un mese, senza neanche fare troppi sacrifici. Per cui, ecco spiegato il beverone, sono un po' a dieta, devo dire, ma comunque non mangio solo questo. Oggi mi sono mangiato il risotto con gli asparagi, perché racconto tutto io. Quello che mi piace più degli asparagi è l'odore. Tutta la casa profuma di asparagi, che non è un cattivo odore, mi ricorda l'orto, le cose, la zia Eletta che aveva una casa di campagna. Ma adesso non voglio esagerare, che tu mi dai un dito, io prendo una mano e ti racconto tutta la storia della mia vita. Comunque sì, c'è il beverone proteico che mi serve per non mangiare schifezze dolci tra i pasti. Ringrazio per l'abbraccio, cercherò anche di abbracciare la Mogia, che però sfuggente con gli abbracci, devo dire, anche se a volte li accetta e si rammollisce, cioè quando la prendo in braccio fa come se fosse morta, no? Ma lo prendo come un atto di fiducia, il guaio è che a volte mi scappa, vabbè, comunque non si fa male, è molto morbidosa lei. Un grande abbraccio a te, Lori. Allora, oh la lupa,
Nero come il crimine, qui la lupa ammette che lei manda i cuori neri, anche con una bella sfumatura tridimensionale. Ti abbraccio Paolo, dopo aver ascoltato e non comprendo. Ecco, qui c'ho un dubbio, non comprendi che cosa? Non comprendi nel senso che non senti l'audio o che ho detto qualcosa di misterioso? Fammelo sapere che cosa ti sembra strano di quello che ho detto. Un saluto a te, lupa. Marisa, ecco, però anche nelle carinerie c'è un po' di Marisa, ovviamente, c'è sempre la Marisa. Buongiorno Paolo carissimo, quanto mi piace rivederti. Grazie Marisa, piace anche a me rivederti. Coppie perfette non ne ho viste, qui ovviamente si parla anche un po' di cose specifiche, cioè del fatto che Sebastiano e Liliana, in apparenza, almeno all'inizio, sembrava che nessuno avesse mai visto bisticciare. Quelle riservate difficilmente bisticciano in pubblico, dove appaiono latte e miele, preferiscono discutere privatamente. In questo momento non è possibile, non vedo l'ora di sentire il seguito. Hai commentato una parte del video. Grazie Paolo, caro, anticipo un mega abbraccio. Ti ringrazio molto Marisa, un mega abbraccio anche a te. Riguardo all'argomento in oggetto, sì, anch'io non credo che fossero felici 24 ore su 24 per 30 anni, è impossibile, non ci sono riusciti neanche Albano e Romina, insomma, e qui Albano e Romina non si parla mica di pizza e fichi, insomma. Quindi no, sicuramente ha dei problemi, io credo che Liliana, mio intuito, a volte fosse un po' esasperata a Sebastiano, ma tutto sommato non erano cose così grosse. Ci voleva uno con cui sfogarsi, secondo me, ma non era Claudio perché non gli confidava mai nulla su questo argomento a Claudio, quindi un po' strano. Un saluto e un grande abbraccio a te, Marisa. Questo è piccolo, ma interessante. Sebastian Baruca. Ciao Paolo, un saluto da Capodistria. Ecco, qua mi affascinano i luoghi esotici. Capodistria non è che sia così esotico, devo dire, però Capodistria mi ricorda tante cose. Una volta c'era Tele Capodistria, mamma mia, era una cosa mitica, si parla proprio degli anni 70, cercare di prendere, perché si diceva che ci fossero i film un po' maliziosi rispetto alla RAI, che almeno a quel tempo, quando c'era solo la RAI, era piuttosto pudica, e quindi si diceva che su Capodistria ci fossero cose turche, non si riusciva mai a sintonizzarlo Capodistria, io vedevo solo le righe, ma mi sembrava che fossero righe molto eccitanti, ma è una piccola storia, magari non molto edificante, ma sono stanco, mi si allentano i freni inibitori. Comunque un caro saluto a te Sebastian, sono contento che mi vedi anche a Capodistria, beh, almeno internet si vede dappertutto. Dras, ciao Paolo, può capitare, l'importante è chiarire, buona giornata. Sì, ovviamente qui bisogna intuire di cosa parla, ma penso che parli della mia errata corrige, cioè del fatto che non era vero che quella signora delle bancarelle fosse stata spaventata e avesse cambiato. Ho dovuto fare l'errata corrige perché era giusto farlo. Un saluto a te, Dras. Ecco, questo è un pochino ostile, leggiamolo perché all'inizio sembrava anche un po' misterioso. Ciao Paolo, vero che a frequentare lo zoppo si impara a zoppicare. Vedo che sei diventato anche tu scimmiottare seriale. Solo che farlo con chi l'ha visto è un po' sputare il piatto in cui si mangia per voi youtuber. Grazie a chi l'ha visto potete parlare ancora di questo caso. Grazie a loro hanno dato attenzione al caso. Questo e tanti altri. E sempre grazie a loro hanno sequestrato i telefonini e si è potuto riaprire il caso. Magari per te non saranno importanti notizie che dà Lasciarelli, bravissima e competente per me, ma di certo per la stragrande maggioranza sono ben più importanti di tutte le altre che si possono avere su questi canali. Se non fosse per chi l'ha visto a quest'ora, al massimo stavate a fare gare di panciate nell'acqua, che sarebbero quelle cose, però quello faceva soprattutto Claudio più che Sebastiano, con Sebastiano, o forse neppure l'avreste considerato. Saluti, saluti e baci anche a te, Chiari. Allora, devo dirti, all'inizio sono rimasto sorpreso perché non riuscivo bene a capire cosa ho detto contro chi l'ha visto. Questo è un commento recente di uno degli ultimi miei due video, forse proprio dell'ultimo video, quello in cui ho parlato delle telecamere che non erano più disponibili dopo le 14 e altre notizie. Non mi ricordavo neanche di aver parlato di chi l'ha visto. Sforzandomi molto, forse riesco a trovare un collegamento. Quando ho parlato del fatto, commentando l'intervista di Salvatore, che lui ha precisato che conosceva Claudio e che aveva il suo numero in rubrica, mi sono ricordato che chi l'ha visto, nella prima intervista, credo a Salvatore e Gabriella, una voce fuori campo, più che Salvatore, aveva detto Salvatore riceve una telefonata da un numero sconosciuto. E ho detto, un errore del giornalista.
Ma non è una grande accusa che per questo non considero valido chi l'ha visto, è un errore in buona fede che anch'io commetto e a volte mi scuso così, ma non è una grande accusa. Poi non so se ho detto altre cose, ma non mi sembrava proprio di aver parlato di chi l'ha visto in modo diffuso. Forse perché mi sono chiesto, speriamo che ne parleranno a chi l'ha visto, delle immagini scomparse, ma io me lo chiedevo in senso positivo, speriamo, perché visto che per molti solo quando viene detto in TV la notizia esiste, sarebbe interessante che esistesse, visto che è affidabile Salvatore, che è stato 33 anni nei carabinieri, tutto è molto dentro a questo caso, figuriamoci se si inventa una storia così dal niente. Poi non ne hanno parlato, insomma, no, va bene. Comunque la Sciarelli a me piace perché riesce a essere molto moderata, a trattare argomenti anche scabrosi in modo elegante, diciamo. Non ho un'idea cattiva di chi l'ha vista, francamente. Alcune critiche sono generiche di tutta la televisione perché sono un po' meno liberi, diciamo, di tutti gli argomenti. Hanno un po' paura di toccare certe cose spiacevoli. È una prudenza che magari è anche apprezzabile, però riduce un po' le informazioni che si potrebbero far circolare, ma non era specifico contro chi l'ha visto. Un saluto a te, Chiari. Qua poi c'è uno un po' più tradizionale. Gina Roberti, buongiorno Paolo, sentire i tuoi video è come vivere queste cose. Grazie, ti ringrazio molto Gina. Mi piace molto l'idea, mi lusinga molto l'idea di portarvi dentro il caso, come vi ho fatto vedere quelle immagini dei luoghi, che poi fra l'altro una trasmissione, che non so stata chi l'ha visto, Quarto Grado, ha fatto la stessa cosa, lo stesso percorso, solo che loro l'hanno fatto di persona, io ho dovuto usare Street View, da casa di Liliana fino a Piazzale Gioberti, no? Capito? Anche loro hanno avuto quell'idea, perché in effetti molta gente ha visto singoli pezzi della città senza capire bene dov'è uno, dov'è l'altro, che distanza hanno, per cui è interessante, è il mio modo che ho per farvi vivere questi casi dall'interno. Un grande saluto a te, Gina. Allora, Samuela Azza, buongiorno Paolo, che piacere il tuo anticipo, è una piacevole sorpresa, ora ti ascolto. L'anticipo è che rispetto ai miei tempi ho fatto un video, quello precedente, un po' prima del solito, e anche questo è un po' più, in questo caso perché dovevo rispondere ai commenti che sennò si accumulavano. Un grande buongiorno, un grande saluto a te Samuela. E incredibilmente sono finiti, sono stanchissimo, abbiate pazienza. Io sono contento dei commenti perché è un contatto che ho con voi, ormai imparo a conoscere molti di voi, mi fa molto piacere, però veramente faccio un po' fatica, ci si mette molto tempo. Sono contento di essere arrivato alla fine del video, spero che qualcuno sia arrivato fino qua, anche se immagino che sarà lungo. Come sempre vi ringrazio, vi mando un abbraccio e vi dico alla prossima. Alla prossima!